Corriere. Era bello, ti presento. Di chi è la intro? Ho appena detto intro di Nels. Ma vabbè, oggi, Nick. Oggi Nicolas è Nels. Va bene, va bene. E Nels è Wally. Dire che non si è mai visto Nick che ruba l'intro a qualcuno. Ma cioè, avete detto l'intro di Nick? No, io ho detto l'intro di Nels. Non mi hai visto che sto già sbadigliando? Ah, scusa. Ah, tu stavi sbadigliando. Per... Ma era però subito un attacco. No, pesissimo. Ah, mio. Ma poi voglio dire, oggi è giornata particolare. Allora, non c'è Cesare perché l'ho fatto arrabbiare a tal punto da farlo andare a casa. Non è vero. In realtà è a casa per motivi suoi e non poteva essere qua. Però oggi ho fatto arrabbiare tutti. Ho litigato con tutti. Ho litigato con Nick. Ho litigato con Nelson, che ha rage quittato in questo momento, tipo 3 minuti fa l'ho fatto incazzare. E non ho ancora litigato con Frank. Beh, ma ci sarà modo di litigare. È impossibile. C'era molto vicino però Frank oggi, secondo me. Quando? A un certo punto... Ma sai una roba, posso dirti una roba sincera? È veramente difficile che io litighi con una persona con Frank. Forse Frank con me è più facile che litighi. Nel senso. Non litigo. Però, cioè, tipo, non abbiamo mai litigato in maniera incazzata. Non litigo. Non ci siamo mai... No, però aspetta, non ci siamo mai urlati addosso. Ho detto... Ho mai urlato addosso. Oddio, no, non è vero. Una volta mi hai fatto girare le palle tanto. Hai urlato addosso a tutto? No, non l'ho urlato. Mi hai detto... Oh! Perché aveva le cuffie che sentiva la musica. Ah, volevi litigare, non avevo capito. No, volevo richiamare la tua attenzione, che io dicevo tonno, così. E quindi avevo le cuffie, non eri appunto, a poveri. Quindi ho fatto un suono forte. Bello il cappellino. Perché c'è un cavalletto in mezzo ai coglioni del set? Ma non rompere. Sono io che stavo provando l'altro giorno le inquadrature per la nuova zona, che in realtà avete già visto nel salotto, per fare delle live gaming. Ah, tra l'altro... Rimandiamo il sub goal. Ah sì, dobbiamo rimandarlo. Lo rimandiamo perché oggi volevamo fare quella cosa del sub goal, che se facevamo tot abbonamenti facevamo una live speciale. Che lo facciamo, vi possiamo volta. Già svelare in realtà, vogliamo fare un mega partitone su Mario Striker tutti insieme. Però l'abbiamo rimandato perché ha fregato del pane dal locale. Ma era il nostro pane. Me lo sono messo in un fazzoletto. Vabbè, pagato. Voglio una caramella. Dopo c'ho una pastiglia. Indovinate che pastiglia è? È una tachipirina 1000. Imodium. No. Acido ialuronico. Cosa fai? Che cazzo dici? Ma cos'è? È quello per le rughe. Esatto. Non lo so, è per idratarsi. Ma veramente tu prendi una pillola per idratarsi quando hai... Ehi rap! L'unica borraccia che ti permette di sentire un gusto grazie all'olfatto retronasale. Tra l'altro, aspetta, diciamo, abbiamo un codice. Ci hanno finalmente dato un nuovo codice sconto fino al 31 agosto. Qual è? E lo sa tonno perché non me lo te ricordo. Lo dico subito. Quindi mi raccomando, allora, comunque è tutto il in nostro codice sconto è Valley Summer. 10% di sconto fino al 31 agosto e vi mettiamo il link in chat. Mi raccomando. Bello. Mi raccomando, sì. Ma chi lo mette in chat? Non c'è pischi. No, cioè. Abbiamo tutto no. C'è Pisk, è assurdo. Pisk non è qua Pisk. Presente con è diventato noi, un cyborg. Fighissimo. È un'intelligenza artificiale adesso. Comunque, è un bot. Sì, è un bot. Sicuramente artificiale, quindi sull'intelligenza non garantisco. Vabbè, adesso il fatto che tu lo insulti proprio quando... Cazzo, ma ci sta qua... anche scrivendo. Sì, ma sarà mega attivo, esatto. Assurdo. No, comunque, ricordiamolo, gli abbonati del mese ripartono, perché sono ripartiti, perché merda, è iniziato un nuovo mese. 4 luglio. Buona festa dell'indipendenza americana. Io tra l'altro prima volevo svoltare questa live e ho telefonato a mio zio americano per invitarlo qua a parlarci dell'America, della festa del 4 luglio eccetera, ma mi ha ghostato, non mi ha risposto. Gli ho scritto su WhatsApp, ma ha ghostato pure. Ma perché lui è lì col fucile in mano a sparare. Ma mio zio è di San Francisco? Ho guardato. Dici solo cose sconvenienti oggi. Adesso tutta la gente a casa penserà che mio zio ha il fucile e spara. Se è stato in America è probabile. Però non è in America. È qua in però Bologna, ha vissuto in America. Lui è nato ferito... in America. Quindi ha la cultura delle armi dentro. No, penso che a lui anzi non piaccia proprio. Ma no, però prima ho guardato un video di 9 anni fa su YouTube, un canale americano che spiegava cosa fanno il giorno dell'indipendenza. Okay. E ha detto che in tutte le basi militari, navi militari eccetera, sparano 50 colpi. Però vedi, uno piace per ogni sparare stato. Le palle di cannone. Ma è come, no, col fucile. Anche qua lo fanno. No? Ma sono anche in America, in UK sparano le palle. Sei stato in America il 4 luglio? Sì. Veramente? Sì. Anche anno? Nel 4 luglio? Nel 1776. Sì. No. Oddio, figa. No. Nel 2013? E cosa hai fatto? Perché eri lì? Per festeggiare? No. Per una parata? Arrivo.
per un amico. Sì, lui è un genio perché lui introduce una roba quando sta mangiando. Guarda, sta sudando freddo, sta stramazzando per un carboidrato. Sta pensando, è una stronzata. Sono andato a pagare che ero tutto grondante delle goccioline. Comunque io in realtà volevo dire che se fosse venuto lo zio di Nelson, uno dei primi argomenti che avrei trattato, ma proprio per curiosità, è gli americani nel rapporto con le armi. Ma perché è mega interessante. È mega interessante perché molto probabilmente uno che ha, vive lì, che ha vissuto lì e che comunque magari è anche contro, ma sa un po' tutta la cultura che c'è dietro, sicuramente ce lo può spiegare molto meglio. Sì. Ma assolutamente non volevo dire che lo zio di Nelson imbraccia un fucile e spara così a caso. No, ma tra l'altro diciamo che sei un po' troppo sintetico nelle tue affermazioni. Io credo sia abbastanza, non dico anti-americano, però lui quando si è trasferito è venuto in Italia a studiare e si è innamorato, è rimasto qui in Italia e un po' lo spaventa tutta l'America, la cultura americana. Sì, lui tipo ha dei nipoti neri che quando c'è stata tutta la questione del Black Lives Matter. Sì. E, lives. Com'è? Lives. No, è live. Lives. Vabbè, adesso prendere un giro per la pronuncia mi sembra veramente. Cosa siamo? Mi ha sempre confuso perché la musica dal vivo è live. Sì. Ma le vite, secondo me, sono pronunciate diverse. Lives. L'hanno scritto anche io. Ci ha detto madrelingua. Vabbè, e tutta questa storia mi raccontava che lui, quando pensa ai suoi nipoti più piccoli che girano da soli e pensa che a cosa succede in America, alla polizia, eccetera, si sta mettendo a piangere davanti a me. Minchia, esiste. E lui diceva, quando studiavo e ci fermavano, era probabile che uno dei miei amici neri non tornasse a casa. Merda. E venisse portato via, cose così. Vabbè, lui è di San Francisco. Proprio San Francisco? Sì. Città proprio. Sì. Ok. Ma oggi non siamo qua a parlare dell'indipendenza americana, perché anche non se vorremmo un botto sapere come si festeggia, se lo sapete ditecelo. No, fanno un botto di fuochi d'artificio. Sì. Anche questi con i fucili. Infatti in questo video dicevano, nella guerra di indipendenza, sì, o meglio, quando proclamarono l'indipendenza spararono un botto, no, contro gli inglesi, e quindi dice ogni anno si spara un botto. Però adesso sono fuochi d'artificio. Mi piace che c'è sempre un colpo, insomma, che chiude il cerchio. Cioè, nel senso, lo sparo è comunque qualcosa che chiude tutto. Beh, ma perché è festeggiamento? No, certo, sì, cioè, sì, assolutamente. Sì, sì. No, però sì, gran grigliate, fuochi d'artificio e basta. Sì, io, tra l'altro, è una festa nazionale pagata dal 1938. Pagata? Pagata, cioè è retribuita in quel senso. Cioè, come qua c'è l'Immacolata, quelle storie lì. La festa della Repubblica. Ci sta. Una volta non lo era. È stata proclamata festa tipo negli anni 60 dell'Ottocento. Ma è oggi che mangiano il tacchino? No, ringraziamento. Però anche io all'inizio mi ero confuso. Cioè, quando il ringraziamento è quello il 24 novembre. Sì, no, di raccolto. Penso sia raccolto. Collegato ai pellegrini americani, però non era la scoperta dell'America. Per me è la scoperta del tacchino. No, secondo me era legata ai pellegrini. Il primo tacchino che hanno ucciso l'hanno preso, stantuffato di roba e da quel giorno lì. Chi sarà stato il primo che ha pensato, mettiamo delle cose dentro un tacchino? Deve essere stato strano come ragionamento. Può essere, perché abbiamo fatto la puntata. Secondo me è nella puntata di Amazon. Ma se ci pensi ci sono un botto di robe strane, anche tipo il procedimento di come fare tipo la mortadella, qualsiasi salume di quelli composti. È strano, un salame, cioè è veramente strano schifo, come cosa. Fa proprio schifo. Prendiamo l'intestino del maiale e riempiamolo di carne. È quello. È molto strano prendere il budello e pensarci di mettere dentro qualcosa. Che poi la gente secondo me non lo sa. Cioè io non è che uno prende la salsiccia e dice sto mangiando l'intestino. Che lo sa. No, certo. Io l'ho scoperto qua. Anch'io. Vabbè, non avevo idea. Ma tu avevi scoperto qua un'altra cosa pazzesca. Tu avevi scoperto qua una cosa ovvia. Hai scoperto un sacco di roba. Io ho scoperto l'ombelico. Che c'entra il cibo. Ah, era vero, l'ombelico. È vero, ti ricordi che Nick non sapeva dell'ombelico? Cioè, sapeva, lui non ci crede. Lui, Nicolas, non sa che quando sei nella pancia della mamma, il cibo ti entra all'ombelico e hai il cordone ombelicale. Allora, quello lo so. Che cos'è che non sai? Che c'è un nodo. In realtà, mi hanno detto che non è vero. Ah, ecco. Mi hanno detto che in realtà si stacca e basta. Ma come si sta che allora, cazzo? No, beh, se il nodo te lo fanno. Poi anch'io lo sapevo così. Però in realtà non è il nodo quello che hai. Quello che hai, te lo fanno un po' più lontano. Esatto, certo, quindi dopo se mi sente si stacca. Allora ragione io. Come al posto del nodo, adesso ti mettono il ciappetto. Cioè, sì, esatto. Cioè, bene, però avete detto una cagata. No, cioè, ma tu sei una cagata. Ma che vuoi? Io avete detto che il nodo è quello che dopo ti fa la forma dell'ombelico. No, invece la forma dell'ombelico è una cosa naturale, casuale. Ah, ecco. Allora ci sono degli ombelichi veramente brutti. Sì, un botto.
ombelichi bruttissimi. Sì, sì. Lanciamo la rubrica il mio fa schifo. Il mio fa schifo. Il mio è un cicciolo con di fianco un neo che mi è sorto lì. E fa veramente schifo. No, però pensa agli ombelichi che escono ciccioni. Alcuni quello ancora belli. Peggio. Ma ti dirò di più: il mio ombelico, tipo, mangia la lana della maglietta. Io ogni volta che tiro su, trovo un caccolino di lana e dico: ma come cazzo è possibile? Quando tiro la maglietta, trovo sempre un caccolino di lana. Okay. Sarà... si deve nutrire, non lo so. Magari... Ma non siamo qua a parlare di ombelichi. È una pianta. Allora, oggi carnivora. Parliamo di un argomento che ci è venuto in mente prima, cioè il fatto di... Non dirglielo che li pensiamo prima. La settimana scorsa... prima nel passato. Prima nel passato, sì, nel passato lontanissimo. Due settimane fa abbiamo pensato. Di tutto il mese. Ma quanto è imbarazzante in alcuni versi e crea tensione presentarsi ai genitori del proprio compagno o della propria compagna? È un casino, cioè nel senso una di quelle cose che ti mette un botto di tensione. Ma non vuoi finire prima gli argomenti secondari? Erano belli. Perché? Boh. Allora, però intanto vi abbiamo anticipato l'argomento, quindi mandateci vocali audio da un po' Telegram, mi raccomando, raccontandoci quando avete conosciuto i genitori o i parenti, insomma, dei situazioni cringe, strane, imbarazzanti, ma anche così. Secondo me ma anche degli amici. Secondo me, parallelamente, è molto interessante anche conoscere i genitori degli amici. No, tante volte sei teso anche lì. No, no, ma non quello, aspetta, no, intendeva lui gli amici, il gruppo di amici. Ah, il gruppo di amici. Cioè che quello è tosto, per dire tipo il nostro gruppo di amici, cioè tipo Tonno prima di presentare una ragazza al nostro gruppo di amici ci mette un anno e mezzo. Un botto. Ci sono dei suoi amici cari che non conoscono la sua ragazza. Perché lui ancora non li ha fatta conoscere. È una questione di, come posso dire, ma fai bene, sicurezza. Cioè nel senso è proprio una roba a cui tengo tantissimo. E tipo invece Nelson una volta ci ha presentato una ragazza con cui è uscita tipo due volte. Me lo ricordo anch'io. E poi questa ragazza è sparita. Quindi anche questa tipo situazione qua è a me triste. mi ha messo un botto tristezza perché ma ero un po' influenzato dalle serie TV dove si fanno è vero, le si presentano un botto. Ma così. Addirittura a volte il primo appuntamento ci sono gli amici. Il primo serie TV. Vabbè, ok, quello è veramente esagerato. Beh, magari per poi io la beccavo, però a me no, è che la situazione era io la stavo beccando. Dovevo venire con voi, ma viene anche te. Ma è che io applico la mia moralità agli altri, cioè nel senso penso che gli altri ragionino come me. Quindi quando tu me l'hai presentato ho detto caspita, ma se allora ce la presenti è serissimo, cioè è una roba che io farei soltanto se veramente ho trovato la donna della mia vita. Ma siamo grandi, nel senso quindi, si conosce gente. Certo, però il fatto di che sia sparita alla terza volta a me mi ha lasciato un vuoto gigante che io ancora penso ma magari era quella giusta per magari te, capito? Simpatica. Magari era simpatica. Poi è di ma puoi continuare a frequentarla come amico, No, perché ormai, cioè, nel senso, non farei mai questo a te. Ma non ci stavo insieme. No, no, lo so, però per me è stato un... C'è un commento che mi confondo un attimo. Aurora dice, io ho conosciuto la mamma del mio ex al funerale dello stesso. Quindi è il funerale del suo ragazzo. Cioè, il suo ragazzo è morto e lei è andata e ciao, ero la sua ragazza. Potrei leggere il commento più triste di tutta la chat. Ma per essere sicuro di averlo capito. È così, ce lo puoi confermare. Magari mandaci Aurora anche un audio, perché potrebbe essere una storia interessantissima. Ma no, ma io non voglio, mi deprimo. No, ma è una storia raccontala in maniera allegra, per il favore. Il fatto che dalla morte nasca poi l'amore, secondo me, è un ciclo. No, ma sarà nato prima. No, è nato, conosciuto la madre. Tu cosa hai capito? Ah, conosciuto la madre. È andato al funerale del suo ragazzo e ha conosciuto la madre del ragazzo. Confuso. A reclamare l'eredità, chiaramente. No, allora è molto triste. Non raccontarcelo. Magari lo racconti in maniera lunga. Siamo qua. Vabbè. Non fare quella faccia come se avessi cringiato. Ho cringiato, capito? Ma no, no, stavo pensando a lei che ce lo racconta e noi che lo ascoltiamo. Mi deprimo. Comunque ha confermato che è morto. Ci dispiace un po'. Ci dispiace molto. Ci non dispiace molto. Però raccontacelo in un vocale, magari in maniera allegra. Non lo stai dicendo. Aspetta, ragazzi. No, non è sub. Non è sub, quindi potrebbe essere... No, invece è sub, raccontano. No, un altro, allora, dai. Allora, però aspetta un attimo. Tu hai una storia bellissima. Io ho una storia bellissima, dopo la aspetta, abbiamo... No, ti prego non parlare più di... C4 che dice, io ho conosciuto la mamma della mia ragazza mentre ero a letto con sua figlia. Ah, questo è un grande classico. Gente che fa zic zic sul letto e ma perché non puoi dire sesso? Si può dire sesso? Potremmo dire altre cose. Zic zic preferisco, amore. Preferisci? Ha un rapporto amoroso. Sta copulando. Sta copulando ed entra dal genitore. È un grande classicone. Oddio. Quindi sta cazzo importa, cioè. Sì. Ma succede. Non è che tutti hanno le chiavi. Sai che, esatto, tanti non hanno le chiavi. Davvero? Sì. Io l'ho sempre voluto. Cioè tu, Nick, in casa tua hai le chiavi in tutte le porte? Sì.
Ma guarda che la chiave in tutte le porte secondo me dovrebbe essere obbligatoria. Certo, ma è fondamentale, cioè, è fondamentale. E i tuoi Nick la chiudono spesso. Noi pisciamo con la porta aperta, però se c'è bisogno di chiudere la porta chiave c'è la chiave, cioè, ti presento i miei, c'era la regola del cappello. Una volta che tu metti il cappello sopra la porta, in teoria quello è il segnale che sta avvenendo qualcosa di importante. Il calzino sulla porta. Vabbè, il calzino secondo me non si capisce il calzino. Ma devi avere delle regole decise. No, certo, si devi decidere prima. Oppure il bussare. Bussare no, in realtà, perché io busso, tu stai copulando, sento il disagio, ti crea il panico. Ok, crea il panico, si può essere. Poi da dentro ti dicono: no, aspetta un attimo, aspetta un secondo. No. E quindi c'è il panico. Mi è capitato un sacco di volte. Sono anche entrati mentre stavi. Sì, mentre stavo. Cosa? Sì, è successo. Quando? È successo quando ero giovine. Veramente giovane, secondo me 21-22 anni. Peso, ma i tuoi genitori? Sì. Peso, tu padre e mamma. Vabbè, puoi immaginare, non ti starò a specificare. Spero tuo papà farebbe molto più. Mio papà non lo farebbe mai. Ma zero, secondo te, cioè nel senso. Però è successo, è stato veramente imbarazzante. Mi sono incazzato tantissimo perché non lo capisco. No, non sarebbe mai entrato mia sorella. A me è successo. Fa straridere come dinamica. Se la vivi ti fa straincazzare. Certo. Perché proprio non la capisci. Cioè, non la capisci. Certo, ma è una mancanza di rispetto enorme. Ho sofferto di sta roba qua fino. Ma ancora prima. Cioè, ancora quando. Prima non era successo. No, aspetta, quando ancora non avevo le ragazze, che mi mettevo in camera mia e facevo determinate cose. Ok, come giusto. Ma incazzare quello a volte. Quello si fa anche con le ragazze comunque. Che cosa? Quando non avevo le ragazze facevo quelle cose. Si fanno ancora. No, dopo quando ma no, ragazza, ma anche con se no, i cazzi tuoi, cioè se lavorano qualcosa tuoi, esatto. Qualcuno entra e inizia magari a parlare qualcosa di e grande. A fare esatto. No. Scusami. C'è qualcosa di grande tra di noi. È fastidiosissimo, è una roba che a me mi mandava giù di testa e non capivo come fosse possibile. Poi dopo nel tempo ho pensato forse è stato fatto apposta. Cioè proprio per rompermi le palle. Sì, per me. Io dopo ripensandoci ho pensato non c'è nessuna motivazione. Cioè io con i miei figli non farò mai così. No, cioè se mio figlio è nella stanza perché devo andare a rompere. Ma magari non ci pensi. Cioè devi dire una roba e entri. Ma qui quando entri in regia da pingu non è che bussi. Allora non è vero. Io tutte le volte che comunque venivo qua con pingu, all'inizio mi mettevo questo problema. Poi conoscendo meglio Pingu e sapendo la persona che è una persona correttissima, so che non si farebbe un... Ma anche perché lui a volte o viene chiuso dentro da qualcuno, sì, è vero, a volte altri sono chiusi una porta, o a volte chiude per tipo il freddo, no, però tipo a parte quello, cioè secondo me quando sei genitori magari ti scatta intanto la dinamica un po' del è casa mia, sicuramente non sta facendo quelle cose mentre ci sono io faccio dove quello lo che fa voglio. Casa sua un sedicenne. Mentre sono in casa io. Lo farà quando è da solo. Lo va a fare giù al bar. No, lo fa quando è da solo. Va in bagno. Si chiude in bagno. No, io parlo con un'altra persona. Con un'altra persona sicuro. Non quando sono in casa io. Ma che è? Ma stai scherzando? Ma perché? Scusa questa cosa. A me cringerebbe se durante una giornata sono con te, la tua ragazza è andata a scopare. Mi cringerebbe. No, aspetta. I fatti loro in camera loro. Ma in camera loro. Esatto. Loro. Non è che lo fanno sul divano in salotto. A me, sia da amico che da genitore, ipoteticamente, perché mi devo ritrovare, cringerebbe. Però da amico, sei in una casa insieme, allora ci sta, perché magari anche tu potrebbe andare a casa sua. Da genitore vivete insieme. Esatto. Cioè, magari andrò via piuttosto. E vada in macchina. E vada in macchina. Ma piuttosto mi dici ci lasci un'ora da soli. Ma no. Non che io sono in casa mia e so che c'è mio figlio con una ragazza che è lì che scopa. Allora, le cose secondo me vanno sempre fatte con un determinato rispetto ed educazione. Cioè è ovvio che se sento degli urli dall'altra stanza mi girano anche a me. Però se conosco tipo il ragazzo o la ragazza, ok? Sì. E dico vabbè, meglio che sia in casa mia che sia da un'altra parte, che non so. Ma cioè, me non ne so, vado piuttosto. Vabbè, certo, gli devi lasciare la loro intimità, ci sta. Tu sei libero di andare e è anche palese quando succede questa cosa, cioè non lo so, è una situazione un po' tricky. Dicono ma Nels è mai stato giovane. No, ma cosa c'è? Si fanno, non quelle cose non si fanno. Se si fanno non si dicono. Dicono anche Nels ha ragione. Anche a me girerebbe da genitore se il figlio non mi chiama. Scusa? Se il figlio non mi chiama. No, ma nel senso che avverte che avverte, esatto. Ma io sarò assolutamente divertente. Libero, ma del tipo guarda, avvisami. Ah, è vero. La cosa che ci fanno riflettere è che molto probabilmente anche i tuoi genitori l'avranno fatto mentre tu eri in casa. Non ti hanno rispettato. Li ho beccati io. No. Sì, li ho beccati da piccolo. Ma i miei chiudono la porta chiave.
Però quindi perché tu non hai bussato, non hai fatto. Ero piccolo, era notte, fondo, mi sono svegliato, non li trovavo e li ho trovati. I miei lasciano due calici nel lavandino e chiudono la porta chiave. Che figo, guarda. Io tutte le, anche, tipo, tutte le sere che torno a casa d'aria vedo due calici, so che. Però bella la regola dei due calici. Però, che si capisce che c'è stata una festa. Aspetta, la notte è già diverso. Anche se siamo amici, la notte, cioè se andiamo a letto, siamo tutti in vacanza insieme. Di sera stiamo andando tutti a letto, fate il cazzo che volete. Sì. È già diverso se durante il giorno, durante tu dici. Il giorno, okay. Abbiocchino post pranzo non si può. Non mi piace. Però è no, questa... se già vai a abbioccarti, ok, è più brutto il vado. Ah, no, andiamo un attimo via. Ci e sta, siamo lì nella stanza a un metro. Sono d'accordo. Però è assurdo. Io mi ricordo anche tipo un'altra cosa, le coincidenze. Cioè tutte le volte che magari succedono quelle situazioni un attimo in cui dovresti avere un po' di intimità, non ce l'hai mai. Non esiste mai che o qualcuno che torna prima o c'è quella situazione. Ah, oggi sono rimasto a casa tutto il giorno perché c'era questo evento qua. Pazzesco, cioè quella roba lì mi uccideva dentro. Ma io aspetta, c'è una persona che conosco, non farò nomi, che una delle prime volte che era con una ragazza in camera sua a fare cose, sì, le prime volte suo padre è entrato in camera, gli ha lanciato dei preservativi, ha chiuso la porta e se n'è andato. Quello è molestissimo. Però come la raccontano fa molto ridere. Ma lui, cioè, non si è vergognato di questa cosa? No, erano polleggiati. Ci sta. Sì è una famiglia molto aperta. Sì, esatto. Ci sta. A me mi avrebbe cringiato. Anche a me, però avrebbe cringiato un po'. Molto ridere. Vabbè. Ma la cosa che dicevamo è le presentazioni dei genitori. Ma io dicevo per i vocali anche l'inverso. Cioè, nel senso, a volte può essere anche imbarazzante far conoscere i propri genitori o il proprio gruppo di amici. Sì. Sì. Cioè, sia conoscere che far conoscere. Sì, sì, no, io me lo immaginavo già ambivalente. Ah, ok. No, lo pensavo all'inverso, a casa, pensavo, non si sa mai. Pensavo più tipo anche sono l'amico, è anche cringe, sono l'amico e devo conoscere la ragazza del mio amico. Anche quello è cringe perché sei in performance. No, dai, però è divertente quello. No, ma è divertente, ma è in performance. Cioè non hai tensione di oddio, no. Devo... Beh, no, dobbiamo piacere, ce l'hai la tensione. Dobbiamo non farla sentire a disagio. Sì, però non è come vai dai genitori della tua ragazza. O meglio, dobbiamo ragazzo... farla sentire a disagio. Sì, farla sentire a disagio un botto. Cioè, no, più che altro, tipo, con tutte le ragazze in Nelson vanno testate. Sì. Vanno un attimo messe Nelson sotto torchio e va capito se hanno le palle per riuscire a restare. E la famosa frase: ma perché non esci con noi il weekend? Esattamente. Chissà perché. Chissà perché. Vabbè. Ma a me sono successe esperienze pesissime. Cioè, nel senso, ho vissuto una relazione in cui il presentarsi con i genitori era un meglio se non ci presentavamo. Un colloquio di lavoro. Sì, a parte che io c'ho conoscere questo genitore, questo padre, ci ho messo tipo almeno, secondo me, un mese e mezzo, un botto di tempo. Tantissimo, madonna. Però io andavo a casa. Vabbè, non hai detto spesso. Un anno. Pensavo che dicessi un anno. Però, un mese e mezzo è niente. Sì, cioè, inizio relazione, un mese e mezzo. Ma per scelta. Per coincidenze. No, in realtà era tutta una roba programmata, nel senso andavo a casa sempre quando lui non c'era. Era voluto dalla ragazza il fatto che io cercassi di evitarlo il più possibile, meglio non conoscerlo. Poi a un certo punto è successo che ci siamo conosciuti. Per errore. Mi ha stretto male gli orari. Lui mi ha stretto la mano, ma mentre stava passando, mentre stava passando senza dirmi una parola, io mi sono presentato, tipo, metti che tu sei il padre. Mi presento, tu non dici una parola, non mi stringi la mano, mi passi oltre e poi mi dai la mano qua dietro. Cosa vuol dire? Mi hai dato la mano qua dietro. Ti ha portato la tua mano lì dietro? No, io ho fatto così. Ma tu non ti sei girato. Lui mi ha sorpassato e poi alla fine mi ha portato la mano. Portuto la mano qua dietro. E tu cosa hai fatto? No, però io non ho capito. Stretta, ma tu eri girato. No, eravamo uno di fronte all'altro. Ma perché tu non ti sei girato a lui? Allora, ragazzi, eravamo uno di fronte all'altro. Ma lui ti ha superato. Lui mi ha superato. E tu non ti sei girato con lui? Un pochettino mi sono girato, e poi ho visto che ma con la mano ha fatto così. Allungando la mano in avanti o indietro? Cioè lui quindi era di spalle. Di spalle, cioè come se avesse fatto così, esattamente. Ma forse non voleva darti la mano, ha solo allungato il braccio correndo, indietro. Tu gliel'hai afferrata. Può essere anche quello. Stava facendo la Naruto run, solo che gliel'hai afferrata. Solo che non ha detto un cazzo e è andato dritto nella sua camera. Che gelo. Gelo totale, cioè gli ho detto ok, qua è. Ma racconta la storia figa di quella, sempre quella coppia lì. Ma poi. Però da quel momento lì, cosa è successo dopo? Da quel momento lì ho capito che sarebbe stato un inferno. Ok. Un cazzo di inferno. Senti quest'altra, non è proprio una presentazione. Ti contestualizza la situazione. Sì, considera che poi dopo non ci ho mai più parlato, non ho mai avuto una qualche discussione, impossibile averla. Okay. Cioè tutte le volte era silenzio totale. Addirittura silenzio? Sì, perché non voleva proprio parlare. Vabbè, ma scusa, non è meglio.
No, è cringissimo, ragazzi. Cioè, mi fa sentire proprio di troppo. Cioè, secondo me, se sei in casa di qualcuno e una persona non ti parla, vuol dire vattene via dalle palle. Cioè, nel senso, devi. E invece tu perché sei da loro, scusa? Perché mi invitava la ragazza. Ah, non poteva, ragazza, forse non aveva chiesto il permesso. No, chiedeva assolutamente il permesso. Però non ero. Non è che non ero. Ma tu continuavi ad andarci. Beh sì, perché comunque per nel senso continuare una sorta di certo, non è che scusa, mi faceva perché piacere. Vediamoci in un altro posto. No, ma infatti mi faceva più piacere andare in altri posti. Però qualche volta doveva capitare che magari la sera non è che ci avessi cose da fare, magari non veniva a casa mia. Sempre perché comunque c'era un po' questo. Lui faceva schifo forse. No. Anche difficile, è difficile, bisogna di approfondire. No, non è che era difficile. Sono le domande che vorrebbero farti tutti. Ah, no, ma me le possono fare, io dopo vi leggo. Ma racconta la storia. Ma la storia è molto semplice. Io praticamente a un certo punto con questa ragazza ho fatto una vacanza. Ok, io ho detto organizziamo questa vacanza perché lei aveva questa casa in Toscana. E siamo andati in questa casa in Toscana. Tu ma e lei? Io e lei e la madre. Ah. Quando è inserita la madre? È la regola della maniglia. No, quando è stata inserita, cioè siamo al padre. No, vabbè, ma con la madre avevo un buon rapporto. Ah, avevi già conosciuta. Solo il padre che era. Sì, però loro erano già conosciuti. Stavano insieme. Sì. Però scusa, quindi capitava prima che tu conoscessi il padre, avevi già conosciuto la madre altre volte. Sì, l'avevo conosciuta, tra persone tranquillissime. Quindi andava bene chiamarti quando c'era la mamma, sì, ma non però c'era quando il padre. Non c'era papà. Chiaro. E ora c'hai tutto. Se hai altri dubbi, chiedimeli che sono pronto, ok. E a un certo punto andiamo a fare questa vacanza insieme anche con la madre, ok, quindi perché c'aveva una casa in Toscana. E ho detto Toscana dove? Non mi ricordo. A Peccioli. Viareggio. Non mi ricordo. Ma Viareggio non è lì. Ma secondo me l'ho eliminato anche per un po' il trauma che è stato. Perché mi ricordo. Ti ricordi poi che inviavo le foto quando ero là? Firenze. Me lo ricordo perfettamente. Sì. Vabbè. Finisci questo racconto. Niente, praticamente Pistoia. Sono andato. No, non mi ricordo. Sono andato là e mi ricordo che a un certo punto, quando sono arrivato là, ho scoperto che tutta la vacanza era basata sul fatto che non c'era il padre, ok? Che il padre era andato via da quella casa lì, non era in vacanza con loro, okay. E che quindi io potevo stare. Però è successo un problema, quando sono arrivato il padre ha detto devo tornare indietro perché mi sono scordato una roba che dovevo prendere, che dovevo fare. In quel momento lì mi hanno svelato com'era realmente la cosa, il fatto che io lì non ci sarei potuto stare e quindi sono dovuto stare chiuso in una sorta di camera scantinato. Aspettando che il padre rimanesse lì tutto un pomeriggio a prendere le sue cose. Un pomeriggio intero. Io sono stato un pomeriggio intero in questa camera con la paura di uscire, con la paura che lui entrasse e scoprisse che ero lì. Perché se scopriva il fatto che ero andato in vacanza anch'io, mi avrebbe fatto il culo. Ma sarebbe incazzato. Poi, cioè, t'hanno invitato sì. Loro due? Lo so, era una roba strana, una roba stranissima. Io sono rimasto in questo scantinato cantina per un intero pomeriggio con la paura di uscire perché. E poi se n'è andato. Dopo se n'è andato, è andato tutto perfettamente. Poi è stata anche una bella vacanza. Però ho avuto questo trauma qua, pesissimo. Davvero peso. Quindi capite che a volte conoscere i genitori può essere una roba molto. Beh, lei aveva difficile. Poi palesemente dei dead issues. Vabbè, ma questo cosa vuol dire? In il padre è normale sicuramente come famiglia. Beh, sicuramente, cioè, nel senso, con un padre del genere è più faticoso, però. Io ho ancora quel pranzo in mente con me, te e la tua ragazza, quella ragazza lì, che mi hai sconvolto. Te lo ricordi? Ma tu ancora? Ma io. Ma raga, io non mi capisco. Sconvolse. Lanciamo la falsa informazione di Nelly. Rimasi traumatizzato. Allora, sconvolto Nelson perché questa ragazza mi si. Perché mi sono fatto un intero pranzo con lei seduta sulle tue gambe. Allora, io. Dai, non ma mi che schifo. Aspetta, io non mi ricordo se c'erano abbastanza anni. Sedie. No, okay. Eravamo grandi. Non mi ricordo se c'erano abbastanza sedie. Sì, che c'erano. Ma eravamo in un ristorante. Poi sarà stato. I sushi. Ma è impossibile, te lo giuro, al sushi. No, al vabbè. Cazzo di sushi. No, ragazzi, questo con ragazzo più va bassa. Avanti, più va avanti, più inventa delle cazzo. Lanciamo me la lo ricordo informazione. Nitido. Io mi fido del ragazzo. Ma vabbè, secondo te sto tutta una cena al sushi con una sulle gambe. No, eravamo a pranzo. Eri piccolo comunque. Non eravamo piccoli. Non eravamo a pranzo, io, te e lei. Abbiamo mangiato normale. E appena c'è stato il modo, che avevamo un po' finito, lei ti si è piazzata in braccio. Ok. E quindi prima cosa è già diverso da è dire diverso. Tutta la cena. Però siamo uguale, stati però un botto di tempo a chiacchierare con io che ero un po' cringiato con lei seduta in braccio a te davanti a me a un ristorante di sushi. Ma tu ti cringiavi perché non avevi la ragazza. Ma forse mi cringiano queste cose, io non le tocco le persone in pubblico. No, quello è vero, quello è fastidioso. No, beh, capisco. Ci si tocca e dà la mano i baci. Sì. Allora scusa, questo weekend qua ti sei un botto innervosito. No, perché non hai visto quello che ho fatto? No.
Ok, beh, meglio così. Meglio così. Adesso fatto, devi raccontare. Ho fatto dei gesti che allora Nelson si rivolta no, alla tomba. Sei espansivo. Però lì era diverso perché eravamo solo noi tre. Eh? Ah, ok. E qui? Io non me la ricordo sta scena, io l'ho cancellata. Poi sapendo che tu esageri le cose... No, ti ho solo detto ti sei seduto in braccio. Comunque ringraziamo Andre97 per i 10 abbonamenti regalati. Grazie, grazie mille. Che si... Nel pubblico 108 si botto, sub. Comunque, la cosa dei genitori a me da quel momento lì ha sempre messo un botto ansia. Cioè capisco quanto siano veramente fondamentali in una relazione, nel senso che... È veramente un azzeccarci, cioè è veramente un... E possono secondo me sconvolgere anche la relazione in sé e renderla tremenda. La realtà pazzesca. È che non potrei mai andare con i genitori dell'altra persona. Ma mai, vabbè, è ovvio che non potrei andare, ma ovvio, non potrei mai. Quindi sono mega limitanti. Io andai contro questa persona e ci lasciamo, infatti. Infatti. Cioè, nel senso, per quanto può essere una persona assurda, però comunque negli ultimi periodi fu... Ma voi non avete mai avuto esperienze di genitori particolari? Ah, cioè, no, nel senso... Ma anche positive, possono essere anche allora, tipo, positive. Io con una mia ex, la madre mi adorava. E infatti, top, era quello molto figo. Addirittura, quando ci lasciammo, questa ragazza partì per una specie di... partì all'estero per un periodo, e io andavo a trovare sua madre. Non per... Però no, eravamo amici, con anche i fratelli. Giù la musica. Ma no. Ma perché? In che senso, Ness? Cioè, voi vi eravate lasciati... Perché lei era andata via. Ok. È andata via però, nel senso... Per un periodo ok, all'estero. E tu andavi a trovare la mamma? La madre mi diceva, ma con anche la figlia che lo sapeva, diceva vieni qui a cena e andavo tu a cena con anche la sorella e il fratello. Ma che, quindi eri proprio di famiglia? Beh... Però c'era anche il padre. Però vi eravate lasciati. Non c'era il padre. C'eravamo lasciati. No, Vez, no, allora strano, io sono, strano forte. Io sono contro il continuare a sentire familiari quando si lascia. Bravo, questo argomento pazzesco. No. Cioè, quando ci si lascia, i familiari devono farsi da parte, devono smettere di rompere e coglioni. E non devono prendere la parte dell'altra persona, cioè prendi la parte del figlio. Ma no, ma non devono prendere parte, secondo me. Sì, devono dire, vero. È successo, si però tipo, scrivere messaggini, cose, qua di là. No. Altra relazione invece stra cringe, praticamente c'era questo questi i genitori avevano tra loro un rapporto, cioè c'era non era il padre, era tipo il compagno della madre. Ok. Uno stra padre padrone incazzato, ma proprio arrabbiato che tornava arrabbiato a casa. Quello pesissimo. Io mi facevo le cene con loro nel silenzio totale. Però non è tanto prima presentazione, lì era stato anche abbastanza easy. Nega, comunque quando ci sono quelle situazioni lì, penso sempre sarebbe quasi meglio non presentare. Cioè, a quel punto lì non presenti. Però capita magari perché viveva con loro. Esatto, che alla fine in qualche maniera può capitare. Tipo io i miei li presento, ho sempre un po' di... No, in realtà sono sempre abbastanza carico quando li presento perché i miei fanno abbastanza sempre buona impressione. Ok. La prima volta. Però tipo mio padre giudica molto. Ok. Quindi magari sul momento tutto carino e poi inizia a prendermi in giro. Vabbè, fa pesare dopo e robe così. Trova sempre... Quindi poi te ne pendi. Sì, un po' sì, perché trova sempre il modo per smontarmele. Ok. E mentre con voi, quando vi presento, faccio sempre un po' di terrorismo prima. Inizio a dire, guarda, sappi che ti distruggeranno. Mamma mia. Ti distruggeranno. Cioè, preparati psicologicamente perché ti distruggeranno. Ma questo chi lo dice? Alle ragazze che vi presento. Ah veramente? Sul serio? Io sono sempre stato un top con le ragazze. Io abbasso la... nel senso dico, guarda, ti ammazzeranno. Dai, però è vero, cioè, è vero. Per quello che ho visto, sembra siamo abbastanza bravi. Sì, no, in realtà sì. Non molesti, nel senso di... Dipende. Io sono bello molesto, molesto. Però simpatico in realtà ti ho visto, più che molesto. Ma sì, secondo me, dai. Con persone nuove. Secondo me è il massimo che può pensare una ragazza tipo che non mi conosce così, strano. Sicuro deve avere il senso dell'umorismo. Sì. Però se è un po' pigna in culo, si prende male. Però a quel punto ci sta che si prenda male, esatto. Secondo me a quel punto lì si piglia male, non è la ragazza giusta, Nelson. Cioè deve comunque passare dalla nostra ghigliottina, soprattutto mia e di Cesare, che sai che è molto importante. Beh, Fede però in realtà va in ansia quando conosce qualcuno. Ma lui è mega stazione. Fede è mega carino, cioè penso sia la persona più carina del mondo. Comunque io ringrazierei Laura Gianni che ci ha regalato 50 abbonamenti. Grazie Laura Gianni. Ma 260. Ma infatti ci pensavo prima, lei spende 1800 euro al mese più o meno. Merda. Peso. Grazie mille. C'è un commento interessante di Paolino. Vai. Che dice che io sto insieme ad una ragazza di origini filippine. Nella loro tradizione potrò conoscere i loro genitori solo quando dovrò chiederlo in sposa. Bella inculata.
Fighissimo. No, mi sembra fighissimo. Sai che è una roba fighissima. No, vabbè, ma dopo ci devi avere a che fare per il resto della tua vita. Però secondo me c'è. Vabbè, anche... ma te che te frega, te stai con lei, sì, non con i suoi genitori. Sì, vivono... però i suoi genitori fanno parte comunque del. Però sai cosa? I tuoi genitori non ti vedranno come uno di passaggio. Cioè, sapranno che ci sono delle intenzioni mega serie e che quindi. Se non gli piaci, capisco, cioè, capisco la pesantezza. Vedere la delusione nei loro occhi. Proprio. No. Sì. Esiste. I tuoi genitori devono essere top da conoscere. Cioè, è il motivo per cui non li voglio più presentare a nessuno. Perché? Perché tutti quanti si dicono, ah, che carini, ah, vogliono tornare a casa. Ah, mangiarti le merendine. Basta. Io se vai a vivere da solo. Se c'è un motivo per cui hai incominciato a piacermi è stata proprio la tua famiglia. Cioè, nel senso, ho incominciato a pensare, se avessi una relazione amorosa con Nick sarebbe uno spasso a livello familiare. Cioè, per sarebbe fighissimo. È pesissimo. Eh no, capisco che, cioè, per te anche è dalla, comunque dal punto di vista, sempre molto positivo, molto, ah, che bello, ah, qua, su di giù. Le persone si affezionano, gran bordello. No, certo. No. Aspetta che stavo leggendo. Qua c'era anche Lara che dice, a casa mia ho presentato solo il ragazzo per cui era qualcosa di serio. I miei non hanno mai voluto conoscere i fidanzatini adolescenziali proprio per non affezionarsi a loro. Ah, mi sembra molto giusto. Ci sta, ma no, ci sta. Non è che possiamo invitare cani e porci a casa. No, assolutamente, non essere selezionati per bene. Ma qua c'era il commento di Xaxoxax, scusate non riesco a pronunciarlo. Sono fidanzato da 8 anni, prossimi al matrimonio ormai. L'ansia di conoscere i genitori è nulla rispetto all'ansia che si prova quando si dovranno conoscere i genitori stessi. Non ho capito. Cioè, nel senso, i genitori tra di loro. Ah, quella roba lì è pesissima. Vabbè, ma si vedranno quando ti devi sposare, cioè, tante volte i genitori si dovranno vedere, si dovranno conoscere, sì, ed è peso perché... dici, cioè, per assurdo pensi dovranno andare d'accordo, poi non è vero, non è vero, anche non andare d'accordo, si cioè, una volta nella vita. Era, in effetti quello anche mega cringe, cioè una roba che anche a me metterebbe tensione, sì, perché comunque dici buono, sì, questi fanno squadra e è finita, bruttissimo. Quello secondo me è molto peggio il contrario, ma magari fanno squadra per distruggerti, ma nessuno ti fa ma tu hai delle manie di io penso a tuo padre, si diverte un botto a prenderti in giro, sì, pensa se trova tipo, ti dovessi sposare con me? Sì. Mio padre e tuo padre? Sì. Ci ammazzerebbero. Siamo fottuti. Ci ammazzerebbero. Si troverebbero, saremmo contenti che si sono trovati, ma il loro hobby più grande sarebbe renderci la vita un inferno. Ma che io non lo vivo come un inferno, cioè nel senso io vivo come normalità, che tu la vivi come un inferno, quindi tu dovrai far capire, ti prenderai per mano e ti direi, no, insomma, va tutto bene, è uno scherzo, capito? Sarebbe quello. Dipende se è uno scherzo. È rimasto traumatizzato perché mio padre l'ha distrutto sugli occhiali, ma scherzando. E ha risposto su, faccio Andrea. E fa, hai degli occhiali di merda. Ma poi si è messo a ridere di brutto. È che io in tutto questo mi immagino fondamentalmente tonno vecchio. Cioè, no, se tu conoscessi mio padre io lo vorrei troppo conoscere. Te lo faccio. È tonno potenziato. Più simpatica. Sì. È tonno potenziato. È tipo tonno che riesce a far capire lo scherzo. Ok. Quindi anche se simpatico. Comunque c'è, cioè, tonno che lo fa come scherzo e non con cattiveria. Ah, ma bello allora. Sì, non c'è cattiveria. Merda, sì. Ma è, cioè, aspetta, bellissimo. Io mi sono fidanzato con il figlio di un amico di hai mio altro padre. Panino, Nick. No, pensavo con un amico di mio padre. Però peso, è il figlio di un amico di tuo padre. Ma che ti frega? Figlio di un amico di tuo perché padre. Peso? Beh, perché bellissimo, anzi. Perché? È il sogno. Sono confuso. Sono un po' confuso anch'io, pensa, ammetto. Tu e i tuoi amici avete dei figli che si fidanzano fra di loro. Fighissimo. Se sono io faccio confuso. Un figlio, te fai una figlia, magari si mettono insieme. Che schifo. Ho anche due figli. Hai capito, tonno? No, sto leggendo la chat perché stavo guardando un po'. Hai capito come funziona? No. Se io faccio un figlio e te fai una figlia, sì, magari si fidanzano tra loro. Ma che schifo. Perché? Ma no, con i tuoi figli, no. Perché? No. Perché? Se prendono un po' di te, la fine. Fini, che di brutto. Vabbè. No. Non sarebbe lui, peso. Lui non vuole. Non sarebbe peso, è quello che con successo. Con i tuoi, raga. Sì. Ma però con i suoi no. Però sarebbe, peso, magari. Sarebbe fighissima anche la relazione fra voi due, fra noi due, con noi e i nostri figli che stanno insieme. Che poi è come Jedi e Turk. Sì, ho capito. Cioè, è come Jedi e Turk. Quello è vero, quello è figo. Bellissimo. Tu l'hai visto Scraps? Sì. Jedi e Turk non fanno nel Flash i loro figli non si mettono insieme? Non me lo ricordo. Mi ricordo loro da lo piccoli sempre, che prova tipo a farli mettere insieme, però... C'è la Erla che dice: mia mamma quando litigavo con il mio fidanzato mandava a lui messaggi minatori. No, non benissimo. No, no, anche quelle cose lì. Infatti stavo per non dire, guarda che ci sono un sacco di... dare il tuo numero ai genitori. Ci sono un sacco di genitori che fanno anche il discorso, soprattutto io lo farei da genitore, no, sì, sei fuori. Come conosci, minacce su minacce su ma non è vero, Frank, che lo faresti. Guarda, sì, se tocchi occhi mia figlia ti spacco la faccia. Cose. Anch'io farei delle minacce. Certo, anch'io minaccerei. Io mi dici? Se le fai del male ti
ti vengo a cercare. Vabbè, ti troverò, io ti cercherò, ti troverò e ti ucciderò. Beh, sai cos'è figo? Gli arrivo. Io gli mando il link di Taken. Io mi presenterei con lo specchietto della sua macchina. E lui arriva, io so già lo suo specchietto. Con un orecchio. No, questo potrebbe essere la testa di cavallo. Però c'è molto questa roba dei padri di fare il discorso al ragazzo che sta con la figlia. Che assolutamente, male. Ma anche il contrario. No, vale, ragazzi, quella lì è una roba veramente primitiva. Sì. No, no, è veramente primitiva. Cioè, tua figlia. No, tu devi creare un devi fargli paura. Così devi fargli paura. Così lui o lei si mette nella sua vita a ragionare se davvero vuole stare con quella persona. Se ci tiene davvero, è disposta a sopportare. Ma non può starci insieme. Sei mesi, capire che non è la persona adatta per lui e lasciarla. Niente scopamici. Sei mesi, non sono scopamici. Tu mi conosci, sono un rompipalle e sicuramente metto sotto torchio le persone. Però se penso tipo a mia figlia che va a conoscere un ragazzo, non lo metterei mai sotto torchio. Perché se, cioè, so che già se inizi così è un rapporto di merda. Cioè obiettivamente non avrai un rapporto di magari enorme stima. Enorme stima nei tuoi confronti, che gli hai fatto paura. Dice cavolo, quello sì che è un padre magari. Frank prova del 9. Sì, è una roba molto da patriarcato questa cosa. Un botto, dai. Ma no, in qualità di genitore. Ma non è, dai, ma sì, ok. Finché però vive sotto il mio tetto, le mie regole. Anche questa cosa, cioè, con lo come se tu qua, a 15 anni potessi andare via da casa tua. Può cioè, chiedere al giudice l'emancipazione. Guarda quello, comunque può chiedere al giudice l'emancipazione, se vuoi. Ah, grazie. Bellissimo questo messaggio che ha evidenziato Gaia, brava. E ha scritto: c'è una mia amica che vorrebbe lasciare il ragazzo ma non può farlo perché le famiglie sono amiche fin dall'infanzia e sarebbe un casino effettivamente. Io so che c'è un botto di gente che comunque da questa roba si fa fermare. Eh sì, perché si fanno le vacanze fin da piccoli, ma tutti insieme. Cioè, per un certo punto di vista le capisco anche, perché vai veramente a distruggere un po' un equilibrio. Quindi è un po' un casino. Con un collega. È come... Ah, quello è un casino. Sì, anche quello è un casino. Sì, ancora peggio. Quello è proprio da secondo evitare, me anche quelli che hanno le compagnie di amici in cui sono tutti amici. Sì. E stanno insieme. Però io dico lì devi prendere un po' di coraggio e fregarti. Tipo a Master Mother. Sì. Sì, e poi le cose cambiano alla fine. Ma sì, poi anche loro. Ma poi cioè, nulla vieta che i genitori possano restare comunque amici. Sì. Cioè, nel senso, può dare un po' fastidio magari al ragazzo o alla ragazza. A una certa età, chi cazzo va ancora in vacanza cose con i genitori? Basta. Ce n'è. Ma no, guarda che c'è un sacco di gente che va ancora con i genitori e a cui piace andare con i genitori. Sì, sì. Perché pagano. No, no, sì, no, c'è gente che ha un buon rapporto con i genitori. Beh, anche a me è assurdo. Ma cioè, sembra strano. Vedo, insomma, esistono delle famiglie. Sì, è incredibile. È incredibile, ma a volte mi rendo anche conto. Non è solo nei film. Io a volte ci penso e dico: sta roba è pazzesca. Cioè, è assurdo. Sì. I tuoi genitori stanno ancora insieme. Esatto, quella roba assurda. Quello non va più di moda. Vabbè. Altagrazia dice: non ho mai fatto conoscere nessuno i miei genitori, altrimenti scapperebbero urlando dai loro comportamenti. È già successo una volta che è scappato per delle minacce da parte di mia mamma. Ottimo. Esatto. Le minacce evidentemente non ci teneva. Non ci teneva. Esissimo. Poi dipende da minaccia a minaccia, perché ci sono le minacce magari su non la trattare male, ma ci sono magari minacce anche tipo se non farci l'amore. Ah beh, certo. Fino al matrimonio. Comunque guarda che anche le balotte di amici possono essere belle cringe, perché secondo me uno muta un po' tipo il comportamento. Cioè è ovvio che sia con una persona si fa influenzare in una certa maniera, con altre persone si fa influenzare con altra in altre maniere. Quindi balotte secondo me, per chi non è di Bologna, sono scusate, gruppi di amici. E quindi secondo me ci possono essere gruppi di amici che non sono proprio adatti per quel genere di persone. Cioè che dici la arrivo lì, però si sentirà completamente spaesata da quello che succederà. Non sempre, però voglio dire, poi dici vabbè, ci sta, è anche quello il gioco, però insomma può succedere. Ma ci sono arrivati dei vocali. Solo per Frank. Facciamo la prova, Pingo. Io provo a mandarne uno, vediamo cosa succede. Vado. Oddio. Ciao a tutti. Anch'io ho conosciuto tutta la famiglia del mio ragazzo al funerale della nonna. Praticamente quattro fratelli del babbo con annesse mogli, figli, così. Quindi. E per ripicca l'ho presentato a tutta la mia famiglia, quindi anche lì tutti i miei zii, al funerale di mio nonno qualche mese dopo. Sì, decisamente. Ci sta. Una mega ripicca. Merda, ragazzi, è pesissimo. Secondo funerale. Me, però, in questi casi nessuno dei parenti si ricorderà del fidanzato o della fidanzata. Eh beh, no, perché è completamente sono concentrati sul lutto. Ma sì, ragazzi, ma poi ragazzi, sono quelle situazioni in cui secondo me se arriva il ragazzo o la ragazza se sono visti come in mezzo alle palle. Cioè secondo me i parenti lo guardano e dicono che palla che è lì. Anzi, secondo me dipende chiaramente dal contesto, dalla situazione. Però potrebbe invece essere il
per fortuna che per lui c'è quella persona. Okay, no, beh, è vero, però io ti dico, il mio primo pensiero è... Io feci con la mia prima ragazza, okay, ebbi questo ruolo. Ah, ok, ci sta. E... No, io ti dico, come mio primo pensiero pensare subito, sono in mezzo alle palle. Cioè, nel senso, sono in mezzo a una cosa che non... Boh, non è tua. Non è mia, e quindi mi guardano... Succede, cioè, nel senso, quando muore qualcuno di caro, capita che vengano gli amici. Sì, oh, certo, sì, è un supporto. Sì. Nessuno pensa mai che ti vedono per la prima volta lì, capito? Non so. Come, magari vedi un amico per la prima volta lì. Secondo me nessuno pensa. Però è stata brava con la vendetta del nonno. Sì, cioè, sì, quello è bello. È che secondo me è cringe da parte sua, però... Certo, ammazzare il nonno mi sembra un po' esagerato, però... Secondo me è un parente, però non penserà mai, è in mezzo. Piuttosto tu pensi che è cringe. Cioè, tu chi? Tu che sei presentato. Tu nonno. Sì, no, sicuramente pensi che è cringe. Funerale, pesissimo però come cosa. Oh, io raga devo fare un matrimonio, non so più come dirlo. Devo fare un funerale. No, io vuoi devo fare un matrimonio o vuoi sposarti? No, io voglio andare a un matrimonio. Anzi, gli ultimi due che ho fatto, in uno ho rotto un bicchiere di vetro in testa a Claudio, mio cugino. Sì. Figo. E in uno sono finito vestito in piscina. Fra ho rovinato una camicia al 120. Tu l'hai fatto, io non ne ho fatto uno. Nessuno? Non ne ho mai. Ma lo dicevo perché non conosci nessuno, evidentemente. Allora, ho una famiglia microbica e secondo me non conosco nessuno che si è lì per sposare. Noi siamo una balotta molto lenta, siamo lentissimi, cioè, gente molto più giovane di noi è tutta sposata. Ma perché? Ma poi tanti hanno i colleghi. 27 anni. No, guarda che Nicky si sposa 25, anche a 19, 20. E poi soprattutto nessuno ce l'ha in programma. No, esatto. Ma siamo abbastanza giovani ancora. Ma cioè, cosa siamo abbastanza giovani? Avete 27 anni. Beh, io penso, siamo quasi ai 30. Sai chi è il prossimo secondo me che si potrebbe sposare? Ci pensavo l'altro giorno. Stiva. Fighissimo. Ah, figo. Matrimonio di Stiva ci però sarebbe. Io mi chiedo, davvero? Secondo te Stiva mi invita al matrimonio? Lui ne ha 30? No, ha 30. No. Sì. È dobbiamo dire, andare a prendere la birra sta settimana, gliel'hai promessa? Sì. Era chiaramente una promessa. Era una promessa vera. Gli chiedo se mi invita al matrimonio, perché così ho la scusa per comprarmi un vestito elegante, due ho la scusa per ubriacarmi a una festa di giorno che mi piacerebbe un botto. Ma che devi pagare? Ah, beh, mi va bene, dai, però voglio provare questa festa. 50. Se la 200. No, 200 è troppo. 200 no. Regali per andare a un matrimonio. Scusate, no, 100. Dai un botto di soldi. No, regà, dai un botto. Essere invitati, ragazzi, una mega inculata. 200, eh. No, 200 per mangiare a 100 euro a persona. No, non paghi. 100, dai. Devi fare un regalo di nozze più o meno di 200 euro. No, 200 sapevo io. No, io 100. 200 era una formula online. Tra i 100 e i 200 per calcolare. Ma cosa vuol dire 100 e 200? Tra i 100 e 200. Se sei tipo io all'ultimo matrimonio che sono andato e ho sganciato 200. Ma col cazzo allora non vado. È una roba da 180 come minimo, 200 se non hai il vestito. Matrimonio. Ma cosa vuol dire 100? No, lì è un casino. Cioè. Ma cosa vuol dire? Ma infatti offriti di far tipo qualcosa. Uno zio stretto, un padrino, cazzo ne so. Io sono là, se sei un parente anche euro, va bene. Ma dove sono ste regole? Tiramele fuori. Ma perché loro ti danno una lista di nozze e tu devi dargli una di quelle cose lì e costa anche. Ma no, adesso si fanno i bonifici. O i bonifici, ma hai delle regole. Ma io non posso venire perché ci tengo. Tu puoi venire perché ci tengo, ma io ti insulto perché io non sto pagando una cena che costa un botto di soldi per te. Ma chi te l'ha chiesta è quello che cioè, mi chiede. Ma cosa me ne frega? Non funziona così. Ma guarda che comunque c'è gente che si indebita. Secondo me riusciamo a sdoganare questa cosa. Però è una cosa folle, infatti, non capisco. Capito. Cioè, piuttosto fai una roba alla portata di tutti, fai una pizzata. Ma tu offriti di fare tipo le foto, i video. Sì, esatto. Sì, faccio una roba del genere. Va bene. Però sì, no, se birra con Stiva così ti invito. Passiamo al prossimo vocale, Pingu. Proviamo. Allora, per spiegare velocemente, io vivo in Austria e ho conosciuto qui questa ragazza, una ragazza austriaca, e con i suoi genitori super easy, molto tranquillo. Poi sono stato invitato a una festa della loro famiglia, dopo già un po' che eravamo assieme, e ero super impanicato, e quando sono arrivato lì poi c'era suo nonno, un signore austriaco di un po' di anni, che parlava in dialetto austriaco stretto, e io avevo tantissime difficoltà a capirlo, e è stato abbastanza difficile, però è andata bene, dai. Grazie. Interessante. No, però è vero, ma dai. No, scusa. È difficile. No, è vero, però è difficile se parlano tipo un dialetto. Cazzo, io ho avuto fortuna che con la mia ex erano veneti, parlavano solo dialetto strettissimo, ma ho la fortuna che lo capisco. Sennò sei fottuto. Sta al ragazzo tradurre, cioè nel senso alla ragazza o al ragazzo però tradurre. È anche cringe che uno ti parla in quello che per lui è la sua lingua, è italiano. Cioè, non è che dicono sono francese, non mi capisce.
capito? No, no, certo. E, però, e se ti guardi e tu fai però, cazzo detto? Se mi parli in un dialetto, se, cioè, se mi, allora, se mi parli in un'altra lingua, sei giustificato. Non mi frega niente. Se mi parli in dialetto, tipo dialetto, come dicevi, veneto, così lo guardo e faccio, parlami italiano. Ma sono vecchi, non lo so. No, lo sanno l'italiano. No, fidati che lo sanno, ma se non si vogliono sfruttare, non parlare. No, molti non lo sanno. Dipende dalle regioni, da alcune regioni, tipo il Veneto, tipo al sud, non lo parlano proprio, cioè non lo sanno. Che cazzo, con chi lo parlano? No, ma anche qua, non ne parlo solo bolognese stretto. Secondo me l'italiano lo sanno, ma preferiscono parlare dialetto bolognese. Fanno fatica, più che altro non sono abituati in casa, tu sei lo straniero. Ma il mondo fuori parla italiano, cioè nel senso non è che loro vanno in posti, no. Esatto. Ma sì, e poi loro vanno in posta. Se tu vai nel paesino Veneto, chi cazzo... Cioè, no, ok, ma dico, io sto pensando tipo a Bologna. Cioè a Bologna chiunque parla... Perché è una città grande, ma se tu vai nel paesino un attimo fuori Bologna... La signora Maria Luisa magari non esce dal paese. Maria Luisa! Ma parli italiano! Subia! Però secondo me con Google... Ah beh, sì, può essere. Cioè, guarda che sta morendo anche il dialetto bolognese. Bisogna proteggerlo. Mani, viviamo lo stesso. No. Sì, concordo. Poi non è che proprio questo dialetto affascinante. Cioè, figo, dice, wow. Carino, no, beh, è carino, bellino, però. Ma poi non morirà, cioè ci sarà qualcuno che lo parlerà ancora. Io non conosco nessuno che lo parla. Chi è che di giovane che lo parla? No, giovane, no, però secondo me è che lo parla nel senso che lo sa, tipo Stiva lo sa. Stiva lo sa? Sì. Figo. Però lo sa bene. Ma io tipo non conosco nessuno che ha i genitori di Bologna. Steve. Bologna estra, solo Stiva. Luca. Luca? Sì, Luca. Sì. Bologna estra international, essendo universitaria. Marco. Cioè, conosci un botto, Nelson? Se ci pensi, li conosci. Eddie? Sì. No, suo padre in realtà è derivato dal sud. Esatto. Vabbè, e prossimo vocale. Ciao a tutti. Una volta quando stavo a Santo Domingo visitando la mia famiglia, ho conosciuto questo tipo, ho cominciato a uscirci insieme e un giorno doveva prendere delle cose a casa sua e c'era pure sua mamma, così sono salita pure io e l'ho conosciuta. E premetto che il mio nome è Altagrazia e lei mi diede la mano e mi disse: ah, quindi tu sei Anna? E io, no, Jessica, no, Laura, no. Quindi ho scoperto in quel momento di non essere la prima, di non essere la seconda, non essere la terza, ma ben la quarta ragazza con cui lui stava uscendo. Ma pesissimo, ma posso dire però come fai a portarle tutte dalla mamma? No, nessuna. No, aspetta, non ho capito. No, io ho capito. Allora, okay. No, la situa è: lui usciva con un sacco di ragazze, ne parlava alla mamma. Ah, e quindi lei non sapeva con che ragazza si stava presentando. Ma se, se però parli con tua mamma di quattro persone diverse, ma magari tu mamma non puoi andare lì e fare. No, tu mamma sei un po' rincoglionita. Sì. Tu mamma sei un po' rincoglionita. Metti, lì ha messo lei il cringe, cioè nel senso poteva evitarlo. Sì, perché chiaramente ti sto confidando cose. Magari ti sto uscendo un po' con lei, un po' con lei. Alla fine è bene perché ha scoperto l'altarino. Ah, no, certo. Comunque sei invitata a fare un live su Santo Domingo. Lo volevo dire io, bravissimo. Figo. Altagrazia, quando vuoi scrivici un punto, scrivici. Tolkien. Altagrazia. Perfetto, prossimo vocale. Riverenzio a tutta la valle. Un secondo, questo parlo? Sì. Dimmi. Altagrazia, scrivici quanto sei alta, perché se sei bassa fa ridere. Vai. Prego, prego. Puoi togliere la musica e siamo 10 secondi in silenzio. Sì. Scusate, ma Altagrazia e poi è bassa. Nel fact. Cioè, immaginati una ragazza bassa che viene lì e ti fa: ciao, sono Altagrazia. E magari nel mondo spieghi anche le cagate grazie che dici. E Pingo, andiamo col prossimo. Quando siete in concerto Rovere, vai avanti dritto, non fai degli intermezzi comici, vero? No, faccio un sacco di intermezzi comici. Fai degli intermezzi comici. Allora verrò proprio per quel. Posso dire una cosa sul concerto di ieri? Sì. Cosa ho fatto? È partita la roba sui porno. Quello è stato peso. È stato Stiva, però. Cosa avete fatto? Non è stato Stiva. No, è stato Stiva. Un po' il pubblico un po' Stiva. Dovevamo suonare sott'acqua e Nelson parte dicendo... L'altra sera, a luna di notte, ero in una piscina con una ragazza. Vabbè, già potrai presentare così quella era una gag. Sì, ma è ovvio che poi la gente, cosa fai? Qualcuno ha urlato un porn. E Stiva poi ci imparciava. Ma sì, però io non capisco che... Cioè, la gente se la rideva, però. La gente se la rideva. Sì, però non è delicatissimo. Io pensavo che sono i suoi genitori lì. Anche, cioè, capisci? Però hai parlato tutto da te che hai dovuto dire sta minchiata della cosa della piscina.
Ma le... a volte tu non ti rendi conto del battuto. No, ma lì l'ho fatta apposta. È sfuggita di mano. Ma lì, esatto, cioè nel senso, volevo dire, l'altro giorno ero in piscina con una ragazza, mi immaginavo che la gente facesse e dicevo, ma no, no, stavamo facendo un videoclip. Ok. Fine. Però il videoclip è diventato, sì, ma perché piattaforma? Immagino Frank che a quel punto lì attacca col basso. Boom, 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 no, io ho sperato che arrivasse e gli tira sul ceffone. Sarebbe stato un momento. Ma era bellissimo, stupendo. Cazzo. Però non è successo. Ma ha preso una storta, però. Karma. Ma la ragazza si è imbarazzata? Credo di sì. Perfetto. Non ne avete più parlato? E dopo rideva e faceva un coglione. Vabbè, sai cosa chiederle mercoledì? Eh? Sai cosa chiederle, sì, mercoledì? Sì, assolutamente. Per rompere il ghiaccio. Perfetto. E andiamo con i vocali. Riverenzio a tutta la valle. Il mio primo incontro con i genitori del mio ex ragazzo è stato abbastanza cringe, perché a parte che stavamo in chiamata e nel mentre stavo sia cantando che ballando Temperature di Sean Paul e fecero una faccia... Sì, no. Non so come... Aspetta, non ho capito che cazzo ha detto. Stava cantando cosa? Erano in chiamata, in videochiamata. No. Lei stava ballando e cantando. E fecero una faccia letteralmente sprofondata. Ha detto Sean Paul. Temperature di Sean Paul. Ah, Temperature. E fecero una faccia... Non so come spiegare, però era abbastanza compassionevole verso il figlio e io intanto stavo letteralmente sprofondando dalla vergogna. Arriverenze. No. Povera. Vabbè, può capitare, cioè, no, capita. Minchia, nel senso, non è che mai lo sguardo dei genitori, tipo lo sguardo dei genitori che non, cioè, che dicono "Mera, coglione, è peso". Sì. E quello sì, peso. Beh, penso abbiamo pensato però questa cosa. Però secondo me è la stessa cosa, cioè un genitore che si mette lì a vedere quando fai una videochiamata con un'altra persona, non si fa. Non si fa, no, sì. Cioè, sì, è uguale a entrare in una stanza. Sì, no, è vero, concordo. Abbiamo... È che a volte penso, forse uno fa... No, è che uno fa un'affermazione figa, allora lui mette tipo il brillio, invece il rap. Quello sarebbe incredibile. Ne hai un altro? E è di un minuto e mezzo. Però deve essere tipo un'odissea. Cioè, spero sia bello. Se rompe le palle lo stoppiamo. Ah no, ne ha mandato un altro di 16 secondi, Pisca. Mandiamo questo. Vado. Riverenza a tutti. Io non ho mai conosciuto i genitori del mio ex, ma sua nonna entrava tutte le mattine intorno alle 6 a pulire camera appunto del mio ex moroso mentre io e lui dormivamo. No, strano. Che cringe. È un po' strano, non si mandano i vocali mentre si guida. No, ma non stava guidando, era sotto un... Era passeggero. No, stavano scaricando da lei, Bartolini, stava facendo uno scarico. No, stava guidando su una strada sterrata. No, stava piovendo. Ti faccio sentire, senti qua. Io non ho mai conosciuto i genitori del mio ex, sotto. Ma ho sua nonna entrava tutte le mattine abita vicino a una ferrovia. No, camera appunto del mio ex moroso, mentre io e lui dormivamo. Senti. Strano. No, è palesemente un aereo... Era su un quad. Vabbè, comunque secondo me è la nonna che pulisce. No, però che cazzo di cringe. Ma perché devi entrare a pulire la nonna che pulisce? Ma loro stavano dormendo insieme. Però ricordi che quando diventi vecchio ritorni bimbo. Ok. È come se fosse il fratellino piccolo che tu non capisce, dici, che gioca. Ma non lo so, secondo me la nonna era un pochettino più sveglia. Ma chi è che è arrivato? Chi è che suona a quest'ora? Ma è la cena di Pingu. E Nelson? È la tua cena, Pingu, confermi. No. Ah, perfetto. Ok, forse è la cena di Nelson. È la cena di Nelson. Può essere. Forse hanno rapito Nelson. Ma dov'è che suona stasera Nelson? Oddio, non credo. No, non so. Cioè, se ne suonano con me. Poi. Ah, ok. Magari. Ma se con me ha tipo tre band. Ma sì, magari no, è un solista a cappella. Ma chi era? Chi era? Un corriere. Un corriere a quest'ora? Un corriere alle 7:11. Cosa si era perso? Si è dato un pacco in macchina. Ma per noi? Per me. No, porco, ma è una gioia. Grazie, gli arrivano tipo 5 pacchi al giorno. Ma lo so. Lascia perdere. No, questa. Cosa si è appena sbrodolato? Non capisco. Noi siamo sponsorizzati da delle borracce fatte molto bene. Nelson l'ha smontata per bene. Rovesciato tutto quanto. Ma scemo. Vabbè, ha avuto un momento di caldo. Sì, vabbè. Allora, fa caldo, effettivamente. Lanciamo questo vocale di un minuto e mezzo. Però lo stoppiamo se rompe le palle. Sì, chiaramente. Diciamo, se qualcuno volesse fare altro, c'è Sabaku che gioca The Witcher. Che figo, ma quello bello. Vado. Salve a tutti. Cercherò di essere più breve possibile. Io sto con più breve possibile. Quale ragazzo da 8 anni. Puoi mettere in togli la musica magari. E per 5. 2 anni abbiamo avuto una relazione a distanza. E a un certo punto io ero diventata strana perché, insomma, volevo vivere il mio ragazzo quotidianamente o come è normale che sia. E mia mamma un giorno, insomma, mi disse come mai fossi così strana da tempo e sbottai piangendo dicendole che avevo un fidanzato, il problema era la distanza perché lui stava
nel Salento, e mia mamma mi rispose che il problema c'è, lo facciamo salire. Quindi dopo pochi giorni, settimane, insomma, pensò bene di far salire il mio ragazzo. Mio babbo non ne sapeva niente, quindi fino a due giorni prima, dove gli viene detto che sarebbe salito il mio fidanzato, e quindi il mio fidanzato si è trovato catapultato in casa mia, dovendoci anche dormire, perché era ospitato ovviamente da noi, e ha conosciuto mia mamma, mio babbo e mio fratello tutti in una botta, così di punto in bianco. E lo stesso è capitato con me poi una volta che io sono scesa giù in Puglia e ho conosciuto sua mamma, suo babbo e i suoi quattro fratelli tutti insieme. Peso. Cioè, conosciuto. Strano. Ma strano la cosa del fatto di averli conosciuti improvvisamente. No, di essere ti prendere a vivere vita. Con esatto, te. Ma non è andato a vivere. No, vabbè, è andato a trovare. Ho ascoltato abbastanza. No, infatti sei distratto al secondo 20. Scusa. Ma è andato a trovarli. Ma no, scusa, a trovarli sarà fermato qualche giorno. No, vabbè, sicuramente. Sì, sarà fermato qualche giorno. Quelle sono un botto di situazioni anche a me è successo complesse. Così. Cioè, ti devi lavare. Tutte le volte. Comunque, secondo me la presentazione della famiglia al sud è vissuta completamente diversa che qua al nord. Non dico che sia più difficile, più facile, però secondo me, insomma, famiglia... deve essere molto più importante. Qua alla fine riesci un pochino, secondo me. Secondo me è più facile, però, se perché hanno tanti parenti. E quindi? E sei in una situazione più di festa, tanto casino, magari sono sempre dei... molto più sentito, cioè, ma no, è una cosa molto più seria. Però ci sono i parenti piccoli. Non puoi fare il coglione, cioè non è che puoi arrivare lì, presentarti a 18 cugini e poi dire no, guarda, io la prossima settimana ci lasciamo. Vabbè, quello non lo puoi fare neanche qua, però nel senso qua non conosci 18 cugini, cioè abbiamo delle famiglie più... Ah no, certo, ridotte. Però secondo me ti aiuta una situazione grande. Ma poi non è che vivono tutti quanti insieme, cioè... Come magari non conosci tutti quanti insieme. No, però ti chiamano e dicono vieni che Maria ci presenta il suo ragazzo e tutti... Oddio, la riunione di famiglia, ma sì. No. Ma era, sai cosa? Scusi, i nonni napoletani conoscere prima i genitori che il compagno. Conosci prima, ti presenti, i genitori dicono ok, perfetto, a questo punto ti presentiamo. Beh, una volta. È una volta. So di persone che è successo. Ma dai, no. Perché lei era il medico di suo padre. Perché... Lei era il medico di suo padre, ok. E si sono conosciuti, lei e il figlio del padre si sono sposati. No, mi sono perso, mi fai uno schema. Allora, è che suo padre aveva un medico. Il padre di chi? La mamma di questo mio amico. Ok, la mamma è un medico, ok. Come la mamma? Il padre di suo marito. Il padre andava da lei come paziente. E lei ha conosciuto suo marito perché era il figlio di un suo paziente. Ah, sei capito. Quindi ha conosciuto prima il genitore del... Ho capito, del ok. Figlio. È che come... È sì, ho capito, però è strano. Sì. Fa strano. Sì. Vabbè, però ci sta, è un po' tipo coincidente. Mio padre ha una segretaria giovane, io ci inizio a uscire. No, no, certo, sì, ho capito. E... Non ho capito. No, è una situazione simile. Mio padre la conosce prima perché lavorano insieme, però io ci esco. Ah, ok. Ma stai raccontando un tuo desiderio. È successo. Beh, a volte. Vabbè. No, dai, cosa? No, allora no. Vaffanculo. Togli la base. Attacco al Moro. Ma non ho fatto niente. Tu pensa, c'hai un botto ultimamente il brivido della ma una roba vecchia. Della battuta scorretta. Ma perché è scorretta? Ma tu fai, a volte fai delle battute che palesemente... Ma perché è scorretta? No, nel senso che tu sai benissimo che sono cose che a dirle ci si cringe, però le dici, cioè vai avanti comunque. Poi c'era pazzo. Una segretaria che mi ricordo che era molto carina e io ero un po' innamorato da piccolo. Ok, dilla così, prima come l'hai detto era stra volgare. Ma che volgare di che? Ma non lo so, mi ha fatto strano. Nels fact. Beh, è bello questo. Filtro. Che filtro c'era? Non l'ho visto. Mi spiace. Nels fact è sinonimo di divertimento. Nels fact è sinonimo di divertimento. E perché se sapete l'inglese è fun fact. Invece diventa Nels fact perché sostituisce la parola fun con Nels, che è un equivalente lessicale. E quindi il risultato è lo stesso. Rimane comunque come se io stessi dicendo fun fact, ma non sto effettivamente dicendo fun fact, sto dicendo Nels fact, che però ha lo stesso significato. Quindi Nels fact è un fatto divertente. Spero veramente che il concerto di Rovere non ci siano queste pause. Non l'ha mai fatto il Nels fact zitto. Senza fare un concerto. State zitti. L'altro giorno sono andato a prelevare. E lo dici? Lo dico molto generico, non lo devo dire? No, vai, se vai, tu vai. Sei convinto. Secondo te lo posso dire, Pingu? Secondo me non ci sono nessun problemi nel dirlo. Io pure mi cerco. Ma perché devi chiedere a Pingu? Ma Pingu che mi cazzo fido ne di Pingu. Sa? Pingu ormai è iniziato. Cioè Pingu è diventato la questura. Tu vai da Pingu e fai scusi, guarda, dovrei sporgere denuncia. Dirò meno dettagli possibili. L'altro giorno, alle 2 di notte, mi sono parcheggiato in un posto che dovevo fare una cosa.
E così sembra l'osca, ma non era l'osca. Ma così sembra l'osca. Ma così l'osca, ma stai escludendo la parte normale. Ma sei scemo. Ma scusa. Tu devi tenere la parte normale. Ma perché non voglio dire dov'ero? Perché ma non lo dici. Ma non lo dire. Ma non voglio dire neanche qual era il contesto. Ma perché non puoi dire contesto? Perché io ho paura mi dicano è lui e sappiano che sono io. Allora, obiettivamente, perché magari non doveva andare in farmacia, una farmacia notturna. Una farmacia notturna. Una farmacia aperta 24 ore su 24. Mi sono parcheggiato e... Ma poi scusa un attimo se ti interrompo, ma obiettivamente, ma... Chi minchia lo guarda gli occhi di Yaki e risalgono a te e ti rompono le palle. Beh, su questo lo dico. Ma degli amici su YouTube anche quando lo ricarichiamo. 1600 persone in questo momento. No, che non sono poche, per amore del cielo, però. Poi anche il ricaricamento YouTube. A me è quello peso. Ma io non capisco perché se la dovrebbero prendere con perché te. Perché magari sanno che c'era uno lì. Non sanno chi è. Devo far star zitto, è il pollo. Magari li beccano e dicono chi cazzo è stato. Sarà palesemente stato lui. Capiamo chi cazzo è. Mi hanno magari visto anche la targa. Ah, è vero, mettiamogli una voce modificata, Pisco. Oscurami. Sì, però se li beccano Vez, vuol dire che non è che possono arrivare a... Cioè, perché nel senso, a te in tempi brevi. Ma questo potevi non dirlo. Tipo questo potevi evitarlo. Ma infatti se evitavi questo pezzo... Ma la polizia non ha detto un cazzo perché non ho visto un cazzo. Sono stata la persona più inutile del mondo. Vabbè, quindi racconta. Racconta, ormai c'è la gente ci avrà qua un... Però ragazzi, se muoio mi avete sulla coscienza. Ma hai deciso tu di raccontare. Non lo Mancano racconto, due mesi basta, andiamo adesso. Avanti. No, beh, ora hai messo hype alla gente e adesso io lo racconto. No, ho paura. Ma di cosa? Che mi trovi. Ma chi ti trova? Pare che se questi qua si fanno sgamare per la testimonianza di uno così. Allora, se siete stati beccati e avete sbagliato qualcosa, non sono stato io perché non ho visto niente. Cioè, mi piacerebbe dire sono un eroe. No, non sapeva neanche descrivere la macchina, quindi proprio. No, ma era fatta apposta per non essere descrivibile. Ci ho pensato dopo. Non potevi capire che macchina fosse. Assurdo. Sì, ma racconta cos'è successo. Allora, eri andato a sta farmacia 24 ore su 24. Ero andato in sto posto. Mi sono parcheggiato. Perché è diventato tutto. Ah, figo, così non ti si riconosce. Cercavo una maschera, ma non le trovo. Torno, ce le hai tu le maschere? Che basta andare 5 minuti prima della live. Dammi il casco da Stormtrooper. No, guarda, c'hai una maschera. Censuro, aspetta. Comunque, potrà un uomo aver così paura della vita? Cioè, io mi chiedo. Beh, un dubbio viene che dubbio. Siano le tue ultime parole. Le tue ultime parole. Quindi è meglio. Perfetto. Vabbè, così sicuro non ti chiameranno mai. Al massimo, quindi riconosceranno Nicolas. Sì. Vabbè, io non c'entro niente. Prendi coraggio, Nelson. No, va. Sfidali. Ha deciso di sfidare il destino. Allora, belli occhiali. Vabbè, senza occhiali, così non ti si riconosce. Allora, non abbiamo un filtro più camuffante, Pink. Ah, ci sta arrivando. Un cavallo. Vabbè. Mi stai filtrando? Ho paura di cosa arriva adesso. Vabbè. Ecco, bravissimo. Da Dio. Allora, alle due di notte. No. Ok. Alle due di notte mi parcheggio in... No, cazzo. Alle due di notte mi parcheggio in questo posto. E che era un bancomat. Ok. Con farmacia. 24 ore su 24, sì. Mi parcheggio e intanto, allora, parto dall'origine. Mi parcheggio sempre per prelevare in un posto per disabili. Ma un attimo, cioè, scendo dalla macchina... allora, un cazzo di coglione. Ma perché lì, cioè, scendo, prelevo e risalgo e riparto. Ma non è giusto, non lo puoi fare. Ma cioè, notte. Lì sei uno scemo di merda, non ma lo ero puoi lì fare. Di fianco, mi sarei spostato. Ma ero proprio lì, cioè, non è che ero dall'altro, ero proprio lì. Vabbè. Poi era un dettaglio. Hai ragione, mi parcheggio in un parcheggio che è sempre libero. Esatto. Okay, meglio. Mi parcheggio in un parcheggio che è sempre libero. Allora, arrivo lì. Con Salva Danai. Ma tu perché ti sei messo Metti che mi inquadra. Quante voci censurate ci sono? Ma anche Nicolas. Ma c'è un altro. Ma siccome era ma che voci. Allora, allora, ascoltate. Allora, arrivo e il posto che è sempre libero è occupato. E già mi giro al cazzo. Cioè dico, porca troia. Quello per i disabili. Non è per i disabili, è un posto che è sempre libero. Era occupato. No, quello per le donne incinta, quello no, di fianco. Era occupato, ascoltatemi, era occupato e già dico, strano. Tra l'altro, ci ho pensato dopo, ma è una strada a senso unico. E questa macchina era di culo, quindi per parcheggiarsi lì aveva fatto manovra. Ok. Strano. Ma non ci ho pensato sul momento. Poi tu che sei uno che nota sti dettagli. No, ci ho pensato dopo.
e mi parcheggio di fianco, perché era notte, quindi era tutto libero in realtà. Mi parcheggio esattamente di fianco e mentre mi parcheggio vedo che ci sono dei movimenti dentro la macchina e quindi dico, vabbè, ci sta che siano in questo posto per disabili e perché sono in macina. Ok. Cioè, no, sono, hanno fatto una fermata, non una sosta. Ok. Dico, ah, si sono messi un attimo, sono in macchina, non è qualcuno che ha parcheggiato. Ok, ok. Okay. Perché vedevo dei movimenti. Sta macchina tutta oscurata. Mi parcheggio e come mi parcheggio davanti a me tre tizi vestiti tutti di nero con il cazzo di passamontagna iniziano a correre e scappano da fuori questa farmacia 24 ore. Che prima hai detto che era un banco. Esatto. Era una banca. Esatto, deciditi. Che era una banca. E scappano e salgono in macchina e sgommano via. Quindi stavano scappando da una rapina. Ma non è che magari... tu hai interrotto. Ci ho pensato anch'io. Potrei essere arrivato a rompere i coglioni. E questi sono fuggiti. Ma avevano tipo una refurtiva, qualcosa. E non ci ho fatto caso. Ok. Però ti posso già dire che sono quattro coglioni. Quanti erano? 3-4? Erano. Erano tre, okay. Con uno già in macchina, che era quello che guidava. Ah, ok, però dico non avevano un palo, perché se fossi stato te a farli scappare in macchina. Secondo me c'era uno in macchina, okay, alla guida, che secondo me faceva da palo. Poi c'era uno che stava trafficando nei sedili dietro della macchina. Ok. E ne ho visti altri due scappare. Ok. E... o tre, non mi ricordo. Nelson è confuso. No, ma è che è stato molto veloce. Cioè, mi sono parcheggiato e come mi parcheggiato... parcheggiato e questi scappavano. Scusatemi, in tutto erano 12. No. Ah, scusatemi. Non so se erano 4 o 5. Ok. E, io sul momento ho pensato, sembra un film, saranno facendo un film. Cioè, stavano facendo un video, un film, una roba così. Pensavo un video musicale. Era appena tornato dal video di sott'acqua con le cose. Cioè, quando cazzo è? Cioè, questa era una macchina tutta modificata, tutta oscurata, tipo Need for Speed. Questi, proprio stereotipo, tutti vestiti di nero col passamontagna, ma non passamontagna tipo questo. No, certo. La calza da Aldo Giovanni e Giacomo. Sì, sì, tu hai detto i 21 Pilots. No, qua stavo facendo un video, certo, rap, che okay, cazzo ne so. Mi sono guardato in giro, ero l'unico stronzo. Non hai collegato passamontagna bank? No, no, ho pensato a una rapina. Ah. Ho detto sarà una rapina finta. Okay. Ok. Perché era una roba da film. Allora ho guardato un po' intorno, non c'era nessuno, questi sono scappati. Sono sceso e mi è pure venuto la... io dovevo prelevare, quindi mi è venuto il dubbio, ho detto, ma non è che se mo prelevo dalle telecamere mi vedono che sono qua, pensano che io sia al palo, che io sia un complice, cose così. Cioè, la tua preoccupazione non è stata, se io adesso scendo e prelevo, magari questi qua sono ancora lì nei paraggi, arrivano e dicono, vai, guarda sto coglione, gli... no, magari ha prelevato 200. No, io sono sceso perché ho chiamato le forze dell'ordine. Sì. E non le ho chiamate, giuro. Però a me fa ridere che tu le hai chiamate perché, per dire, non sono io un complice, non tanto per... No, io gli ho anche detto, allora io gli ho detto, ho assistito a questa cosa, mi hanno chiesto, hai visto la targa? No. Hai visto che macchina era? No. Hai visto qualche dettaglio? No. Però non so cosa sia successo, magari non erano neanche in banca, sono andati in casa di qualcuno, mandate qualcuno, che magari è successo qualcosa di spiacevole. Ok. E loro mi hanno detto, ah va bene, dai, ciao. Non mi hanno neanche chiesto il nome, secondo me non ha mandato nessuno. No, forse una pattuglia, ma poi sai, lì ci sono... E mi sono un po' cagato perché mentre ero al telefono con loro, io mi sono messo a ridere e faccio... mi sono appena ripassati di fianco e questi stavano facendo il giro e sono tornati da me. E lì un attimo mi sono cagato, ho detto, boh, mi prendono. Guarda, ti giuro, se l'analizzasse qualcuno dall'esterno direbbe, tu hai fatto tutte le mosse più sbagliate che potevi fare in quel momento. Sì. Cioè, farti vedere al cellulare. Esatto, tu devi prendere, scendere, andare con l'altro. Prelevare, poi. Ma esatto, scendere, prelevare. Tu devi andare lontano. Io avevo bisogno di 15 euro. Ma ok, ma ci sono tanti bancomat. Bancomat dall'altra parte di Bologna. Ma io ho pensato, sarà pur l'ultimo posto dove torneranno. Che è, sarà partito un allarme. Cioè, tu l'hai pensato come il fulmine, cioè. Ma tra l'altro, l'ultimo qua, che correva mi ha fatto molto ridere. Io ero molto preso bene in quel momento. Non ero. Ma cioè, è stranissimo, tu hai paura dei ladri, paura delle ma cose. Ma correva così. Tipo come per essere silenzioso. Ok. Magari questo è l'elemento che li farà trovare. Non lo so, però io lì ho detto, boh, bella.
Però visto fatto. Che... Cioè perché dovrebbero tornare, sono no, riusciti, cioè, sono scappati. Visto che ormai è una storia divertente, se questi ladri sono in ascolto, sì, io tanto chiamateci, giuro, venite ospiti, tanto non mi ho sembra dato che, dettagli. Cioè, ma chiamateci per sfottere Nels, perché veramente mi sembra che veramente sì, hai fatto no, tutto. No, io ho visto solo una macchina nera e... Che non, sai, non sai ancora no, che macchina è? No, no, era tutta modificata, tutta con i vetri oscurati e secondo me non aveva neanche la targa. Io non so cosa immaginarmi. Cosa, tra l'altro, se volete, abbiamo un identikit che su Wiping possiamo mostrare al vediamo. Pubblico, così nel caso li doveste vedere potremmo, magari riuscite a identificarli e quindi riusciamo a risalire alla polizia. No, raga, ma la gente in chat pensa che io stia dicendo una cagata, ma no, ho fatto anche... cioè. Ho raccontato la cosa la anche nelle storie degli amici stretti su Instagram alle 2 di notte. È successo davvero. Non, è, non me la sono inventata. Vero. Confermo. Perfetto. Io direi che possiamo togliere passamontagna e voce. Tornare alla normalità. Anche. Godetevi Nelson. Bella rega, che cosa giorno. È successo in questi ultimi minuti? Ma niente, ho idiota, ricontato le stronzate. Ma non era una stronzata. L'ho sentita guardando la live. Ah, ok. Era una roba vera. Io sapendo tu quanto esageri le cose, non so cosa aspettarmi, ragazzi. Potrebbero essere anche passati quattro scoiattoli un magari po'. Magari era un signore che non capiva, no, era un po' tipo perso. Quattro anziani con il cappuccio un po' levato così perché no, c'era no. Qualche pioggerellina. Ammetto di esagerare le cose a volte, non ho esagerato. Ci sta. Ci sta. Ma boh, già che siamo vedere quelle telecamere, non è che sono tipo pubbliche magari. No. No. Però la banca può. Ma già io ho googolato anche, non ho trovato notizie però. Ma magari infatti le ha interrotte. O magari non escono come notizie. No, boh, no, ma è quello di una banda che rapina una banca. Ma non di, però cioè, dipende. A meno che non riesca che sia veramente il colpo così. Ma cosa no, infatti, cioè, io penso che sia interesse nella banca non farlo sapere. Sì, quindi. L'unica sì, erano vestiti come dei cazzo di ninja. No, ma davvero? Strani, comunque. No, io voglio dire che già che c'eravamo a fare all-in e raccontare la cosa del materasso, perché secondo me merita anche quello sì, un... Netfact. No, 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 dai, prego. Non Netfact. No, no. Tanto ringraziamo zia Carmen che ci ha regalato 5 censurami, momenti. Censurami. Grazie, zia Carmen. Hai bisogno della censura anche certo. Per questo. Dai, no, per piacere. Cosa succede? Questa non la so io, allora. Ciao. No. Ciao. 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 Prova. Okay. Prova. Ok. Allora... Ho ordinato un materasso. Nesfact. Nesfact vuol dire divertimento. Basta, hai già spiegato. Ho ordinato un materasso in un negozio di materassi e ho fatto un po' lo stronzo. Ammetto di aver fatto lo stronzo perché l'ho ordinato. Non ce la faccio a risorbirmi un momento del genere. Lo racconto normale se vuole. Dai, toglimi sta roba. Dai, no, no, ormai no, c'è. Vai. Allora, ho ordinato sto materasso. In memory foam, tutto figo, l'ho pagato, lo dovevo pagare 1300 fottuti euro. Mi ci vogliono 15 giorni per la consegna, mi arriva sto materasso, me lo portano in casa alle 8. Quanto l'hai pagato? 1300 smalti. Ok, sberloni. Tra l'altro era pure in sconto. Me lo portano in casa e si prendono pure il mio vecchio. Che stronzi. No, glielo ho detto io. Dove cazzo lo metto? Vabbè, è un servizio che ti fanno. Esatto. Quindi metto sto materasso. Prima cosa, mi ci stendo duro come la pietra, una merda apocalittica. E lì la prima domanda che fai è: ma scusa Nelson, l'hai provato? L'avevi prima. Provato questo allora, materasso? No, l'avevo provato, però... No. Ne avevo provato un botto, l'ho stato lì un sacco. E sicuramente è anche un buonissimo materasso. Ma... secondo me facevano tanto le doghe. Nel mio letto ho delle doghe del cazzo, è rigido e non ammortizza. Mentre nei negozi secondo me hanno delle buone doghe, delle buone reti e quindi senti che ammortizza. Sì, sempre. Ma il materasso lo senti se è duro o morbido? No. Secondo me no. Oh, ehi, oh. Oh no, che succede? No, ecco, beccati. No, porca no. Vacca, anche perché allora, qua è peso. Praticamente io mi ci sono messo e no, in realtà... Il fatto che sia in memory foam, io non sono abituato al memory foam, rende il materasso, è un materasso pieno, che quindi non ammortizza per niente, e se non hai neanche le doghe che te lo fanno un po' molleggiare, okay. È proprio fisso. Quindi mi ci stendo durissimo, però dico, vabbè, bella, cioè, ci sto, va bene. Ma magari deve ci mettere del tempo. Non credo. No. Il problema è che ho guardato il materasso dopo, da in piedi, ed è un poco più di una piazza e mezzo. Non ci stanno due cuscini. Sì, però, è king size, è quelli inglesi. No, è minuscolo. King size è grande, no? No, king size è un po' più di una piazza e mezzo. Sì, questo qua, esatto. È la via di mezzo. Non ci stanno due cuscini. Ma perché in Italia abbiamo letti più grandi. Ok. Però qua la prima domanda, Nick, che ti fai qual è? Ho scazzato io. Non hai preso le misure di questa cosa? No, ho fatto una cagata perché non avevo il metro a casa. Quindi ero andato sul sito dell'IKEA e avevo visto il modello del mio letto. Esatto.
e le ho dato quello. Ok. Quindi loro non mi hanno detto niente, ho detto ok, va bene. Facciamo un detto, beh, ci sta. Eh no, perché in realtà questa dimensione è una dimensione strana. Io perché me ne sono accorto? Perché il materasso era duro e quindi ho detto, mi ordino un topper a sto punto, che lo volevo già. Ok. E quindi ammorbidisco un po' il letto. Vado nelle dimensioni dei topper e nessuna delle dimensioni corrispondeva con quelle. Però il materasso è giusto per il tuo letto? No, è molto più piccolo. E scusami, allora loro come hanno fatto a sbagliare questa misura? No, io gli ho fatto vedere il modello dell'IKEA su internet. Ce ne sono due, non l'avevo visto. No, no, ma ho cannato io, ho cannato io, non... ho sbagliato io. Ho ordinato un materasso piccolo. Quindi chiamo e dico, ho fatto sta cagata. Loro un po'. Beh, guarda, comunque già che non gli abbia mostrato un vaso, è un passo gigantesco. Loro dicono un po' uno sbatti, però ci sta, dai, te lo cambiamo. Cazzo, 300 euro. Sì, cioè, anche perché loro avevano fatto tipo lo stipendio di un dipendente. Non ci dormire sopra, perché io ho bisogno di rivenderlo quello. Ti arriva tra 15 giorni. Beh. E quindi, quindi sei senza materasso. A me si è chiuso un po' la vena, ho detto questo è il destino. E quindi diciamo che ho preso un'altra strada. Per cui li ho richiamati e ho semplicemente annullato la cosa. Per cui se lo vengono a riprendere, non, è bella. Non chiamiamolo colpa di Nelson, chiamiamolo destino, che fa più effetto. Beh no, io mi sono aggrappato, perché io quando ho preso quel materasso ero indeciso tra quello e un altro. E quindi ho detto vabbè, facciamo che vado con l'altro che mi arriva in 3 giorni. Approfitto anche di alcune robe, per cui lo pago, cioè praticamente niente. E, cioè niente in senso zero? Ti dico dopo. Ok, fuori live. Sì. E quindi e quindi faccio questa cosa qua, per cui mi arriva tra 3 giorni. Adesso sto dormendo sul divano letto. Però li ho fatti incazzare. Cioè loro al telefono dopo quando gli ho detto sta cosa erano mega incazzati, giustamente. Perché comunque mo glielo ridò, loro se lo venderanno. Però gli ho fatto perdere un sacco di tempo. Ma sì, io penso tutto il tempo speso lì a convincerti, a fartelo provare, poi te lo fanno arrivare a casa e tu dici lì ormai, vabbè, ok, però dici, pagati per farlo provare. Però a quella che online, esatto, hai diritto di... No, non l'ho comprato online, l'ho preso in un negozio. Beh, forse sei lo stesso. Poi non l'avevo ancora No, vabbè, il diritto ce l'hai sicuramente, non lo so. Cioè, quello ci sta, però dico... Loro mi hanno detto, sì, sì, lo facciamo, ti facciamo una nota di credito, bella. Però un po' stronzo. Ah no. Non è che ti fanno un buono per quel negozio? No, non l'ho mai pagato. Ah. E quando lo pagavi, scusa? Mi arrivava e facevo il bonifico. Ora ce l'hai in ostaggio. No, fondamentalmente sì. Non ho chiesto effettivamente se potevo fare questa cosa o no. Però. Vabbè, immagino sì, se no non credo lo facessi. Dicono, Nelson incubo di tutti i commessi, sì, secondo me, perché... L'ho fatto proprio molto per me è quel cliente che ti dà tutto, però ti toglie anche tutto da un momento all'altro. Nelson, quando parla con la gente, secondo me gli dà veramente tutto. Cioè tu dici, vabbè, questo qua l'ha comprato il mio materasso, gliel'ho fatto capire, ha capito tutto il concetto dietro, gliel'avrà spiegato e tutto. Ma aveva un feeling diverso, ma più che altro era la dimensione. Cioè, io l'avrei ripreso quello, l'avevo già riordinato fondamentalmente. Il problema è stato 15 giorni... Contro 3. Ma non riuscivi a farti ridare il tuo letto, se te ne sei accorto poco dopo? No, magari gli potevi dire, guarda... Ce l'hanno i tuoi corrieri. In realtà, cioè, a quel punto mi scocciava riprendere uno che sapevo che mi stava scomodo. Vabbè, ma per 15 giorni? No. Prendere, quello lì. Cioè, dico, ormai che ho fatto sta roba. Vabbè, se ti sta scomodo, per carità. Comunque, c'è qua Nintendo Box 83 che ha voluto addirittura evidenziare su messaggio. Dice, Ness, ti avevo detto di andare da Bonazzi. A quel prezzo prendevi rete, materasso, cuscini e ti davano una Lemonsoda. Lemonsoda l'ho aggiunto io. Veramente poco ho preso, che era, me lo consigliavano tutti su Instagram, Emma Materassi. Online. Però io tipo online non mi fiderei mai, perché dico, cioè, vabbè, no, se non lo provi puoi sempre restituire, però che dopo altri giorni sul divano. Vabbè. Secondo me potevi risparmiare e dormire direttamente sul divano. Il letto lo vendevi e lì ci facevi un Ma è vero, faccio tra l'altro io stanotte sono stamattina sono arrivato in ritardo. Perché hai dormito da Dio? Perché ho dormito bene. Allora, vecchio. Ma non così, è chiaramente sbagliata come dormita, è tutta flaccida. Ma non lo sai, il mio materasso che era un incubo e sì. Ma non posso dormire. Però divano, perché hai una stanza in più? Esatto. La stanza dei giochi. Camera oscura per Nick. Bellissimo. Poi viene Nick la sera, ti viene a trovare. Sì. Comunque non aveva specificato Nelson, ma sul materasso che aveva preso a casa c'aveva anche pisciato sopra. E quindi dopo non lo voleva. Basta. Vabbè, grazie a tutti per aver seguito questa live. Sì, speriamo che i ladri non siano stati in ascolto per sentire le cose che ha detto Ness. Nel caso siano stati all'ascolto. C'è Paolo Cannone in live. No, ce l'abbiamo finalmente fatta. Il Paolone, finalmente lo raidiamo. Sì. Accettate tutti il raid e scrivete sei invitato ospite a Space Valley. Ospite a Space Valley anche per allenare e riportarci su LOL, squadra della 5. Let's go. Ma di dov'è lui? Non lo so.
Secondo me. Vabbè, Bologna si raggiunge facilmente. Dai. Sì. Non lo so. E quindi grazie a tutti gli abbonati, 277, grazie, siete almeno 123 in meno di quelli che servirebbero oggi, che è il 4 luglio. Però grazie lo stesso. E no, beh, vedi chi si è abbonato con Prime. Ho visto che qualcuno si è abbonato con Prime. A me stanno sul cazzo, preferisco gli altri. No, ragazzi, no, io preferisco quello Prime con Prime. Prime. Ma gli altri usano i propri soldi. No, cioè, ragazzi, riescono però dal Prime conto. È meglio perché vuol dire che hanno quell'abbonamento che potrebbero, esatto, dare ad altri. Tipo, la potrebbero dare al gatto. Però è gratis, la danno a noi. Però è gratis. Puoi mettere, ho tirato fuori i soldi. Invece per me è molto simbolico. Se poi il mese prossimo si dimenticano, allora, facciamo se non io... si ricordano che ogni mese devono di nuovo andare a premere. A io ringrazio io tutti sempre. Vedi, perfetto, donne, vedi, Pingu si dimentica. Anch'io. Va bene, quindi grazie a tutti, ci vediamo. Intanto grazie di nuovo ai rap, ci vediamo giovedì senza nessuno, ci sono tipo Tonno e Nicolas. Allora, ci siamo io e Nick che stiamo pensando a una live particolare che non stiamo svelando a nessuno. E sarà una merda, raga, preparato. No. E c'è Frank che è invidioso. Esatto, è invidioso, esatto, e vuole, no, sapere. No, io mi collego. Non scoprire. Io mi collego. Tu, capiamo. No, io mi collego. Aspetta, vorrei grazie ringraziare Andre. Andre, bravissimo. Bravo, altri 5 abbonati. Così. Bravi, zia Carmen l'avevamo ringraziata. Zia Carmen l'avevamo ringraziata, anche Laura Gianni. Bravi, continua, bravi, tra l'altro, bravi, sono ripartiti i podcast, credo. Sono ripartiti? In teoria, sì. Cioè, due ne sono usciti, credo, forse anche uno oggi. Boh, devo controllare, però insomma, vedete, no, oggi no. Vabbè, si può pretendere tutti i giorni. Assolutamente. E va bene, buona serata. Raidiamo Paolo Cannone. Paolo Cannone, sì! Paolo Cannone! Ciao ragazzi. Arrivederci. Arrivederci.